Bene, rispetto a quello che era il programma di definizione di patrimonio, abbiamo fatto una lieve modifica e quindi iniziamo con Federico Ottone che ci parlerà di anafilosi contemporanea. Federica è un studio associato alla TAD UNICAM dal 2011, le sue ricerche si occupano di strategie di rigenerazione urbana, con particolare attenzione allo sforzo tra le diverse dimensioni del progetto, con una particolare attenzione agli spazi aperti urbani, a clima, questioni ambientali, all'innovazione delle tecnologie e dei materiali sostenibili. Impegna, come ben sapete, sistemi tecnologici, Non e cultura tecnologica della progettazione. Quindi vedete come le attività didattiche si incentrano proprio sulla cultura tecnologica del progetto. E in questo senso ci presenterà un esempio di anafilosi che riguarda appunto la contemporaneità agendo su un patrimonio del passato. A te, Federica, grazie. Oh, grazie mille Rita, intanto di aver organizzato questa iniziativa che ci inquadra, soprattutto inquadra la ricchezza delle proposte che noi possiamo, come dire, sulle quali possiamo intrecciare l'architettura e il disegno delle città, eccetera. Quindi tutti argomenti che sono oggi, che riguardano l'heritage, in cui ci vedono appunto tutti coinvolti, anche noi, la scuola di architettura e design. Volevo anche ringraziare di avermi posticipato un po' l'orario, ma non mi dilungo in presenza in inconvenevoli per poter poi cercare di prendere un pochino più di tempo per la presentazione. Saluto tutti i colleghi che vedo qui con i quali condividiamo anche i corsi e quindi insomma li saluto veramente con affetto. Ma ci sentiamo comunque vicini, nonostante tutto. Dunque, condivido subito la presentazione, anticipando che si tratta di una proposta progettuale di ricerca, però di ricerca applicata, che abbiamo fatto nell'ambito. Benissimo, ecco, stavo dicendo che questa è una ricerca applicata che abbiamo fatto nell'ambito del dottorato di ricerca insieme a una dottoranda che dà Ilaria Riviera e anche con la professoressa Erika Petrucci su questo tema dell'anastilosi, abbiamo chiamato anastilosi temporanea. Abbiamo condiviso anche questa esperienza con un'azienda che ci ha messo a disposizione anche su Now e con la quale la dottoranda collabora, che è un'azienda di materiale tessile, un po' dire un po' poco, perché in realtà è una fibra minerale che viene utilizzata per vari scopi. Noi in questo caso l'abbiamo centrato su questo tema dell'anastilosi temporanea che poi vi farò vedere. Partiamo dal contesto. Il contesto è, diciamo, l'acqua, che è una piccola frazione. Che come vedete si inquadra in una situazione che è tra Arquata del Tronto, tra l'Umbria, le Marche e il Lazio. Paradossalmente in questa cosa si concentrano, diciamo, tutte le situazioni diciamo, delle tre regioni in cui proprio il cratere dove ha vissuto, dove il terremoto ha colpito più duramente, quindi è stato un evento che in questa situazione ha colpito veramente in modo tragico e l'attenzione l'abbiamo rivolta soprattutto ad un momento che è la Madonna del Sole. Forse Enrica può raccontare qualcosa su questo monumento, forse non in modo più dettagliato perché abbiamo poco tempo, ma magari dicendo qualcosa in più su questo reperto, diciamo che ormai è un reperto quasi archeologico di cui disponiamo. Puoi mettere in presentazione le slide? Allora, solo brevissime note relativamente all'oratorio della Madonna del Sole di Capodacqua, che è un piccolo edificio religioso a pianta ottagona.
È una pianta insolita, neppure tanto perché in quella fascia appenninica le architetture in forma ottagona sono abbastanza frequenti e sono legate ai percorsi della transumanza e quindi a un modo di officiare che è legato proprio alle tradizioni popolari. E di conseguenza l'oratorio di Capodacqua non è soltanto un bene culturale di alto valore, poi parleremo dei valori, ma è un simbolo di quella comunità. Per questo la comunità di Capodacqua, l'intera comunità di Arquata, sente in maniera particolarmente intensa questo bene che è del XVI secolo e la cui rilevanza è anche attestata dalla presenza di cicli pittorici attribuiti a Cola della Matrice. Che sono all'interno, che coprono le pareti interne e arricchiscono questa semplice configurazione che vedete qui in pianta. Che cos'altro, quindi, vi dicevo, come sia legato proprio alle tradizioni popolari, essendo un piccolo oratorio in cui i riti si intrecciano in simbolismi particolari che si ricollegano anche a sistemi rituali che vengono da lontano e che si innestano, scusate, anche il rito nei confronti del dio sole. Quindi davvero una ritualità particolare si connette con invece una simbologia che è tipicamente religiosa. Federica, lascio a te. Sì, grazie Enrica. Dunque, vedete le immagini chiaramente di un edificio molto, anche con una geometria molto chiara che quindi abbiamo cercato di interpretare. Ecco, per dire quali sono, ecco, adesso queste sono le immagini dell'attuale stato. Quindi abbiamo fatto un ragionamento su alcune modifiche. Metodi di valorizzazione dei beni culturali, ambientali, storici, architettonici per cercare di dare una risposta contemporanea a questa valorizzazione, che non necessariamente consiste, o comunque che potrebbe accompagnare alcune fasi della ricostruzione attraverso delle azioni un po' più rapide, un po' più possibili, un po' più anche capaci di rispondere alla necessità di dare un significato a degli oggetti, a dei monumenti che si sono in qualche modo, che sono in qualche modo venuti a mancare. Qui vediamo alcuni esempi di realtà aumentata, quindi esperimenti che sono stati fatti anche relativamente alla ricomposizione, per esempio, di volumi semplici che poi vengono in qualche modo percepiti al tatto, ma poi visti secondo un criterio diverso, cioè attraverso appunto questi strumenti tecnologici. Ecco, qui poi vediamo un altro esempio molto interessante di intervento di valorizzazione che si tratta di una ricostruzione che non è né virtuale né fisica in senso stretto, è una ricostruzione fatta con un materiale totalmente, come dire, non abitualmente utilizzato per questo tipo di interventi, che sono interventi prevalentemente temporanei, ovviamente, però, quindi questo è un artista che si chiama Edoardo Tressoldi, che appunto ha preso come suo, come suo firma, come sua impronta, quello di ricostruire i monumenti, anche quelli, diciamo, dell'antichità, attraverso un'operazione di ricostruzione quasi eterea, insomma, trasparente, quindi abbiamo ripreso un po' con Dai Laghiera e con Enrica questa idea di lavorare su un'anastilosi che, come sapete, l'anastilosi che qui c'è il significato, prefigura la ricostruzione di un monumento attraverso la cernita,
il conoscimento e il montaggio in sito delle sue parti, ricomposte secondo la necessaria congruenza e la logica costruttiva. Ecco, questa è una frase di un professore che ha proprio dato, come dire, un significato che è proprio quello di ricostruire in sito, quindi con le stesse materiali o comunque con una tecnologie che siano coerenti con il manufatto preesistente. Invece, in questo caso abbiamo forzato la mano anche noi, un po' nell'ottica degli esempi che avete visto precedentemente, individuando, diciamo, attraverso dei materiali leggeri e delle tecnologie, come dire, temporanee, la possibilità di, e abbiamo fatto anche una proposta in questo senso, ovviamente. Diciamo, non sempre le proposte vengono accettate o comunque si trasformano in manufatti reali, però diciamo, il progetto l'avevamo portato abbastanza avanti da poter essere, come dire, realizzato facilmente. Diciamo che questa ricostruzione, quindi questa anastilosi, prevede non una ricostruzione in sito, ma in un sito, diciamo che in questo caso era il cortile di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno, per far ritrovare agli abitanti ad Ascoli, ma anche portando questo oggetto anche in giro, diciamo, attraverso come di smontaggio e rimontaggio, per far conoscere questo tempietto che rappresenta veramente un esempio importante di architettura, non solo di architettura, ma anche di artistico, insomma. E quindi, diciamo, abbiamo immaginato una struttura di legno leggera che tenesse in tensione delle costole, come vedete queste costole bianche, che sono realizzate con il materiale di cui vi ho parlato prima, quindi un materiale tessile, ma realizzato con fibre minerali, quindi molto resistente e capace anche di resistere alle sollecitazioni, diciamo un materiale molto quasi rigido, non direi rigido, ma insomma semirigido. Quindi vedete qui che questa costola praticamente ripropone la sezione, diciamo, e la forma del muro che cinge, diciamo, il tempietto, quindi dell'apparecchiatura muraria, però ne ripropone, diciamo, in qualche modo sia la forma esterna che la forma interna. Quindi questa è la pianta e vedete qui, per esempio, che queste costole, appunto, sono state studiate in modo da non coprire interamente, diciamo, la calotta, però riproporre in modo parziale, diciamo, il volume di questo edificio, di questo manufatto. All'interno di questa ricostruzione abbiamo introdotto una parte sempre realizzata con questo materiale che appunto può essere più fitto o meno fitto a seconda delle esigenze, quindi diventerebbe in questo caso un telo bianco che copre una luna della cupola e anche, diciamo, una parte dell'ottagono per riproiettare le opere d'arte che sono state distrutte, appunto, che probabilmente avranno anche problemi a essere ricostruite. Quindi, diciamo, l'idea era quella proprio di percezione del volume, dello spazio e anche delle opere d'arte che sono dentro questa opera architettonica. Ecco, su questo, diciamo, abbiamo lavorato appunto fino alla parte quasi esecutiva per poi fermarci, ma riteniamo che questa sia una metodologia che può essere utilizzata anche in altre situazioni in cui è difficile ricostruire, sia per problemi ovviamente di non solo di risorse, perché effettivamente ci sono anche questi problemi, ma diciamo anche quando è difficile proprio perché la condizione al contorno non consente una ricostruzione in sito, come nel caso di Arquata, che è della frazione di Capodacqua, che ha avuto proprio
una distruzione totale, quindi ha bisogno di molto più tempo per poter essere riproposto in situ. Quindi diciamo si tratta di un intervento da, come dire, temporaneo che però non nega il significato di queste opere per così tanto tempo. Grazie della possibilità di. Federica, io direi che visto che ti devi poi allontanare, se qualcuno vuole intervenire, ha delle domande per la professoressa Ottone, possiamo farle ora. Rinviamo poi il dibattito più generale alla fine dell'intervento. Ci sono delle questioni, degli interrogativi, delle curiosità in merito. Vedete, oggi si intrecciano le comunicazioni che riguardano più specificatamente il progetto di intervento rispetto a delle approfondimenti di natura teorica. Quindi forse è più semplice per voi riuscire a entrare meglio all'interno di queste ipotesi progettuali e interrogarsi su alcuni dei temi fondamentali come quello della ricomposizione di frammenti perduti e come questa amartilosi possa essere resa contemporanea attraverso una presentazione che sia in maniera effimera che era diretta dà il senso di quella che è l'architettura del passato. Bene, se non ci sono altre domande, grazie ancora Federica e Grazie a te. passiamo al professor Ciolla che devo andare a chiamare. Allora dicevo, ti posso presentare? Si può presentare se vuole. Allora, cosa dire il professor Filippo Ciolla Grazie. che da molti anni è all'interno della nostra scuola come professore ordinario di composizione No, architettonica? Non esiste più la progettazione. e sto scherzando perché. Ai nostri tempi si insegnava composizione architettonica, direttore del dottorato internazionale di Milano De Ancon, presso l'UA dal 2009, è membro della CICA, Comitato Internazionale dei Critici di Architettura, ed advisor del premio Medaglia d'Oro dell'Architettura Italiana della Biennale di Milano. È stato membro presidente di numerose giurie di concorsi di architettura nazionali e internazionali, che soprattutto sono orientati alla promozione dei giovani architetti. La sua attività all'interno del MASPI come curatore di mostre è importantissimo e nota, ha curato la serie Recycle Energy Erasmus della mostra itinerante Piccole Utopie, del lavoro di 10 architetti italiani contemporanei. Potrei continuare a lungo, ma vorrei lasciare la parola al professor Ciorra che ci parlerà di un tema che riguarda i trovati, recycle e Ecco. Allora, buongiorno, buonasera, non so bene che ora è. Allora, come sapete, noi siamo stati molto determinati, decisi e felici di fare questa riorganizzazione, questa piccola riorganizzazione della laurea specialistica attraverso l'organizzazione di questi cluster che sono, bisogna sempre ricordarvelo, lo spazio vostro, anche vedo sempre più docenti che studenti qui, e quindi vi inviterei a appropriarvene con tutte le precauzioni e le regole del caso. Uno di questi cluster appunto si chiama Heritage e sarebbe stato abbastanza naturale anche per me partecipare invece che a quello che si chiama Metropoli e che vorrei chiamare città. A quello su Heritage perché da molti anni ormai credo che da quando insegno ad Ascoli su qualche centinaio di tesi di laurea ci saranno state una o due che non avevano a che fare con architetture, edifici, edilizia, costruzioni, fatti già esistenti. Quindi diciamo
la premessa del nostro lavoro è che ci interessa soprattutto, come si diceva qualche anno fa, costruire sul costruito e quindi in qualche modo prendere in carico, prendere in considerazione la questione di quello che c'è, cioè della heritage che il territorio ci dà, che poi ovviamente ha vari livelli di qualità e di importanza e su cui si può intervenire con molti livelli di qualità e di importanza. Vedete già qui che quando facciamo la mostra sul riciclo al MAC nel 2011, la scalinata decorata da Marco Tullio che saliva verso quello che ora si chiama la Sala Bontempo, c'aveva tutti questi re: cycle, restore, reinvent, rehabilitate, refurbish, cioè i molti modi del re: restaurare, rigenerare, rigovernare, ristrutturare, eccetera. Per darvi un'idea, quando negli anni appunto 90 abbiamo cominciato a parlare più a fondo di questa questione del riuso in termini di riciclo, sostanzialmente non scoprivamo nulla. Basta guardare alla storia dell'architettura, no? Una delle ispirazioni importanti per me è sempre stata il palazzo di Diocleziano a Spalato, un posto meraviglioso, dove un palazzo, a partire dal Medioevo in poi, piano piano era stato trasformato in una città, cioè il riciclo di una rovina romana praticamente diventa la città, conservando, no, le spoglie e il ricordo di quello che era prima, ma con una funzione, una fisionomia interna e un tipo di relazioni tra gli oggetti completamente diversi. Diciamo, chi di voi frequenta le chiese nel senso della storia dell'arte, non della religione, sa bene come spesso sono edifici in cui riconosciamo le varie epoche, no? A Roma qui anche ce ne sono alcune molto importanti, a Roma ci sono degli esempi cardine, tra cui certamente San Nicola in carcere, in cui riconosciamo tranquillamente tre o quattro epoche di intervento, dalla romana alla medievale, alla rinascimentale, alla barocca. Quindi il riciclo della storia l'ha sempre fatto, no? E l'architettura, soprattutto in un posto come in Italia dove di non costruito non c'è praticamente niente, ha sempre tenuto presente che c'era un'alternativa a costruire un nuovo spazio, ed è questa alternativa a riciclare lo spazio precedente. Poi quando parla di potere, religione, chiesa, tutto questo diventa anche più interessante, perché molto spesso, pensiamo a Santa Sofia, a Costantinopoli, appropriarsi di uno spazio e imporgli un nuovo significato era anche un gesto simbolico, no? Molto importante. Negli anni 50, diciamo, noi possiamo considerare una prima crisi acuta del modernismo, del movimento moderno nel primo dopoguerra, cioè quando la cosa che va in crisi della modernità, una delle cose che più vanno in crisi della modernità, è proprio quella che interessa a noi, cioè l'idea che l'unica motore che poteva mettere in moto le nuove idee in architettura fosse la tabula rasa. Questa idea della tabula rasa, cioè nel partire sempre da zero, come era molto spesso per Le Corbusier, come bisogna fare per fare le Siedlung tedesche di Gropius, diciamo, a un certo punto si capisce che è un problema, perché molto spesso non è la soluzione migliore, molto spesso disperde delle culture, molto spesso implica rinunce troppo gravi. E da questa, diciamo, crisi nel movimento moderno, questa nuova consapevolezza nei confronti della storia che emerge nei primi decenni del dopoguerra, nascono in Italia una generazione incredibile di architetti che lavora sull'edificio storico, lavora sul tema dell'allestimento. Scarpa, Albini, BPR, cioè tutta una generazione che stabilisce un canone molto, diciamo, che sarebbe complicato, Enrica può testimoniare molto spesso con i criteri del restauro e delle sovrintendenze di oggi, ma che allora oggi farti mettere la statua di Gian Grande sospesa nel vuoto fuori nel castello a Verona sarebbe complicato, no? Ma magari ci riesce nel suo piano, ma se ci prova uno di noi non ci riesce. Però ecco, allora, diciamo, questo lavoro incredibile di Scarpa, Albini e compagni fa sì che anche gli architetti che hanno passioni moderniste cominciano a interessarsi delle potenzialità e della capacità creativa che si può
sviluppare lavorando sull'edificio esistente, in questo caso trasformandolo in musei, ma non è necessariamente sempre così. Questa questione della tabula rasa ovviamente ci viene addosso molto evidentemente se parliamo di città. Allora, quali sono le tre le critiche che si... Se voi leggete quel libro di quel dandy che si chiama Maledetti Architetti, no? From Bauhaus to My House, lui in America la modernità è un po' diversa, però accusa l'architettura moderna di mancare di lusso, no? Quindi di essere scomoda, di mancare di città e di essere molto deperibile. L'architettura moderna manca della capacità di disegnare città, questo è uno dei suoi, perché costruiva la periferia, no? Si assoggettava a una gerarchia degli spazi urbani che in teoria era quella che voleva demolire, ma che in realtà finiva per consolidare, rinforzando, diciamo, il potere del centro, ampliandone le fasce periferiche. Questa specie, una discussione sarebbe lunga e complicata sul fallimento delle periferie, che non facciamo adesso, però ha fatto sì che i modelli, il modo in cui si cominciava a pensare la città alla fine, quando questa crisi era ormai matura, negli anni 70-80, ha molto a che fare con quello che pensiamo adesso. Due riferimenti banalissimi, facilissimi. Il primo è questo numero di Casabella, dedicato, uno dei primi fatti da Vittorio Gregotti nel 1984, credo, quando prende la direzione di Casabella, insieme a Bernardo Tecchi, fanno un numero di Casabella che si chiama Architettura come modificazione. Questo, diciamo, è come un segnale dato a tutta la cultura architettonica italiana, o comunque a tutta la cultura architettonica raggiungibile da Casabella, che in quel momento era piuttosto ampia, che non era più solo importante costruire il nuovo, costruire la nuova città, il nuovo spazio, ma era importante modificare, cioè non continuare a cementificare, per dirlo come la direbbe un ecologista, ma semmai utilizzare molti edifici che abbiamo, che non vanno più bene per l'uso che hanno problemi statici o che devono essere comunque messi in discussione, perché possono essere modificati per accogliere lo spazio contemporaneo. Adesso, moderno e contemporaneo sono due parole scivolose, però ecco un passaggio interessante dal moderno come ambizione ideologica, ambizione totalizzante, a contemporaneo come una parola contenitore in cui ci può stare dentro un po' di tutto. Quello che succede naturalmente quando le città esplodono, quando si passa dal concetto di città, allora sì, a quello di metropoli, no? Quando lavorare in Nigeria o a Seoul o a Londra sembra avere gli stessi risvolti disciplinari, tutto questo produce un sacco di spazio d'avanzo, no? Di scarto, produce lo scarto, come racconta molto bene Rem Koolhaas in questa serie di articoli che vengono raccolti in un libro che peraltro in italiano è edito Gabriele Mastrilli, che si chiama Junk Space. Quindi, diciamo, uno, lavorare con ciò che c'è, quindi trovare dentro l'esistente la possibilità di essere innovativi, creativi, sfarfallanti, fantafighi, eccetera, e l'altro rendersi conto che il modo in cui cresce alla fine del Novecento la città è un modo che genera, voi, diciamo, siete abitanti della città adriatica, molti di voi sapete come questo genera avanzi, spazi indefiniti, che sono stati di volta in volta chiamati anche in modo diverso, terrain vague, junk space, spazi di risulta, scarto, eccetera. E quindi questo scarto molto spesso per noi è un'occasione per produrre qualità urbana e architettonica. Ecco, quando la città diventa un'entità incontrollabile nelle sue misure e nei suoi fenomeni, no? Cioè questa idea rinascimentale, poi settecentesca, in parte anche ottocentesca, della città come un organismo che ha un disegno preciso, compiuto, ecco, questo ce lo perdiamo nel Novecento. Qua questo disegno è impreciso, incompiuto, mutante, che cambia ogni giorno, infatti che questo genera il junk space, genera lo scarto su cui poi come architetti
molto spesso possiamo avere buone idee per lavorare. Questa è una città del mezzo, ovviamente. Questo tema dello scarto, ovviamente il tema del rifiuto, alla fine del Novecento, quando la coscienza ecologica comincia a maturare, a diventare più solida, diventa un tema trasversale, appunto, che lo affrontiamo oggi dal punto di vista dell'architettura, ma lo affrontate voi quando separate la plastica dalla carta, sperando che lo fate, e quando, diciamo, quando quelli riassemblano, come al Cairo, no? Che ci sono tutti questi negozi dove riparano qualsiasi cosa, i riparatori. Quindi questo tema dello scarto, che va considerato in modo diverso, è un tema che diventa interessante per l'architettura, perché è un tema che riesce a connettere gli architetti, che non sempre sono tanto bravi a parlare col resto del mondo, attraverso questi temi del ciclo dell'ecologia dello scarto, possono trovare un terreno di dialogo comune con il resto del mondo. Questa era una drammatizzazione di questo tema dello scarto che avevo inserito nella mostra Recycle attraverso il progetto fotografico di questo fotografo, allora molto giovane, sudafricano, che era andato a fotografare questo posto, poi sono andato anche a vedere, fa una certa impressione, ed è una sezione di questa enorme, interminabile discarica di Accra dove vengono buttati i computer rossi. Cioè, in genere gli occidentali regalano all'Africa tonnellate di strumentazioni, computer eccetera, che non funzionano quasi più, dopo un po' non funzionano più, li buttano qua, i ragazzini vanno lì e per riciclare tutto quello che può avere un qualsiasi valore, i fili di rame, i cavi eccetera, fanno questa roba, poi bruciano, il che tutto diventa terribilmente tossico, e quindi vediamo anche il lato oscuro, quasi nero, qui del riciclo. Questo tema della città imprecisa, no? La città imprecisa, la città estesa, la città contemporanea si vede benissimo, appunto, senza andare a Città del Messico o a Lagos, la vediamo benissimo nei nostri territori, che sono fatti espandendo molto, no? Espandendo un habitat di bassa densità dentro il paesaggio, dentro le campagne, dentro le valli, sopra le colline, e questo appunto ci mette molto spesso questa città che non finisce mai, no? Tra Ravenna e Vasto, gli spazi perché voi possiate esercitare le vostre capacità di riciclo, di restauro, di rigenerazione, di ristrutturazione, di rivalorizzazione, o chiamatela come vi pare, ne avrete molte, diciamo, ne abbiamo avute in questi anni molte, e tante altre potete averne. Allora, qual è? Come si può tradurre questa analisi, che su quale sicuramente siamo tutti d'accordo, in una strategia che per uno studente di architettura, per un architetto, diventa una modalità di progetto, cioè un modo con cui riempirsi i muscoli per poter non solo rimettere a posto l'edificio storico che è ridotto male, ma anche divertirsi nel rimettere a posto l'edificio storico ridotto male, o anche l'edificio non storico, qui posso fare un po' più del male, o la rovina, o il resto, la fabbrica abbandonata, eccetera, cioè come trasformare tutto questo in una strategia di progettazione. Ovviamente l'architettura, come sempre, arriva per ultima, perché le altre arti, l'arte ha imparato a riciclare probabilmente proprio dall'inizio della modernità, per non parlare di episodi precedenti, ma se pensiamo alla rotonda alla Gioconda di Duchamp, tutto lo sforzo sta nel mettere due baffi, no? Quindi l'opera esiste, aggiungere un dettaglio ne cambia completamente il significato, il senso, il messaggio concettuale, la trasforma in un'operazione concettuale. Quindi guardare all'arte sicuramente ci ha aiutato. Negli anni 60 Andy Warhol ha fatto tutto quello che poteva fare per farci capire che per diventare espressivo e l'attore di un contenuto artistico, l'oggetto che prendiamo in considerazione non necessariamente deve essere monumentale in sé, ma che questa monumentalità gliela possiamo dare noi col gesto con cui lo mettiamo insieme e col contesto nel quale lo inseriamo. Quindi le scatole Brillo di Andy Warhol, che hanno un significato molto simile, però è interessante perché la Gioconda lavora sul monumento e la trasforma in un atto artistico contemporaneo, Warhol lavora su un oggetto comune, su un oggetto di uso quotidiano, e lo trasforma in un'opera d'arte.
gli dà i suoi 15 minuti di celebrità. Quando io la prima volta penso che non mi metto la musica per fare lo scemo, ma quando io ho cominciato a ragionare un po' in questi temi, no? Uscendo da quei noiosissimi anni in cui si discuteva che se si doveva essere postmoderni, moderni, razionalisti, iperrazionalisti, eccetera, negli anni 90 la musica ha scoperto quest'idea della campionatura, cioè l'idea che si può fare una canzone on top of another song, no? Fare una canzone sopra un'altra canzone. Questa canzone di Nene Cerri è fatta suonando sopra una canzone di Easy Rider, degli Steppenwolf, e il risultato finale è la sovrapposizione, cioè il prodotto artistico, espressivo, formale, linguistico dell'operazione è la somma, è una somma che mantiene il conflitto. Questo è molto importante, perché non è che sono armonizzate al 100%, no? La campionatura è diventata poi una pratica comune nella musica. Per me, diciamo, forse la prima ispirazione, 18 anni prima di riuscire a fare la mostra, 19 anni prima di riuscire a fare la mostra sul riciclo, è stata sicuramente, per esempio, questa canzone qui, che vi potete trovare su Spotify e ve la sentite per conto vostro. E Cerri, peraltro, è figlia di un grande gettista, quindi merita molta attenzione. L'architettura anche cominciava a ragionare, appunto, imparando dall'arte, imparando dalla letteratura, imparando da altre forme di espressione, anche l'architettura cominciava a sperimentare questo tema della sovrapposizione. Questo è forse il più divertente dei progetti di Peter Eisenman, ovviamente non realizzato, ma era una ristrutturazione della piazza di Cannaregio a Venezia. Sapete, Cannaregio è quel bellissimo quartiere di origini ebraiche vicino alla stazione di Venezia, e la nuova piazza Cannaregio per Eisenman non era altro che la distribuzione di una serie di cubi inutili secondo una griglia geometrica tratta da quello che doveva essere l'ospedale di Le Corbusier, che poi non era mai nato, e semplicemente era una sovrapposizione di una geometria a un'altra, senza contenuti, come dire, funzionali. Qualche mese prima, tutto sommato, Eisenman aveva pubblicato questo articolo, non so bene cosa, insieme a Derrida, ed era una pagina in cui c'erano solo le note, non c'era il testo. Quindi è esattamente questo, no? Si può fare un testo fatto solo di note. Quando poi lo sovrapponi a qualcosa, viene un significato. Un altro progetto, diciamo, tra i più popolari della storia del tardo moderno, che vi fa capire questa cosa, è che meravigliosamente si intreccia felicemente anche con la nascita, con l'affermazione dell'uso del computer nel lavoro degli architetti, e quindi dei layer, era il progetto di Schumi per la Villette, vinto con un corpo super fico, in cui tutti, poi c'era Eisenman, c'era Schumi, c'era Kohler, e tutti volevano lavorare con i filosofi, sostanzialmente anche tutti con lo stesso filosofo, quindi c'erano delle crisi di gelosia. Però Schumi vince questo concorso lasciando il pezzo di parco vicino al canale, tutto sommato com'è, cioè senza cancellare, senza fare la tabula rasa, ma sovrapponendo, come aveva fatto Eisenman nella piazza di Cannaregio, le sue 35 scatolette rosse sostanzialmente disfunzionali, prive di una funzione specifica, un sistema di collegamenti e poi degli edifici che altri faranno al posto. Quindi, diciamo, sovrapposizione, campionatura, sberleffo, partita, cioè un altro, diciamo, ingrediente importante per capire quali sono, quanti sono le modalità possibili per il riciclo, è quello dell'architettura come parassita di un'altra architettura, cioè non sempre il nuovo elemento deve colonizzare interamente il vecchio, ma può, appunto, come i baffi di Duchamp, alterarne il significato, appoggiarci per un momento, andare via, eccetera. La tesi di dottorato che Sara Marini fece qui ad Ascoli è stata poi, diciamo, una base di lavoro molto importante per la mostra che abbiamo fatto al MAC nel 2011. L'emblema iniziale novecentesco ancora di questa storia era questo bellissimo, la Spalma Parasites, questo progetto olandese,
questo smontare, questo rimontare, andava ad attaccarsi a questo o a quell'altro edificio, con una specie di loda con la balena. Qui lo vedete. Quindi era migrante questa attività. Tutto questo, ovviamente, qual era la grande scoperta per me del sito? Che potevano mettere insieme il concettuale e il fenomenico, cioè poteva lavorare su dei temi puramente speculativi, filosofici, di architettura, come nel caso di Eisenman, di Derrida, di Schumi, ma allo stesso tempo affrontare un argomento che poteva diventare utile per tutti, cioè riciclare gli edifici, evitare di colonizzare nuovo spazio. Quindi noi in Italia di spazio abbiamo occupato un sacco di quello disponibile, e quindi l'idea di tradurre una acquisizione filosofico-concettuale in un elemento di consapevolezza anche civica, no? Anche civile, no? Che permettesse agli architetti di essere, diciamo, il periodo della mostra risale quando mi parlavano noti ecologisti che di solito non mi rivolgevano la parola, no? Fino alla la povera Buitoni, quando facevano la legge sul consumo di suolo, abbiamo ospitato un sacco di questo. Quindi, recycling, reduce, reuse, è un buono slogan anche per fare dell'architettura interessante, per fare dell'architettura innovativa, dell'architettura che sia più more fun, che sia più divertente che non quella che facciamo partendo da zero. Anche perché questo tema del riciclo è ovunque, no? Pensiamo, questa è una bellissima immagine di questi. A Istanbul c'è tutto questo sistema di riciclo illegale. Ci sono una serie di persone che raccolgono lattine, bottiglie, vetro e cose, le portano in queste discariche organizzate, ma del tutto illegali, in cui poi questa roba viene venduta come materiale riciclabile. Quindi, diciamo, il riciclo può attraversare la nostra vita in modi molto complessi e interessanti. In architettura, per avvicinarsi ai nostri temi, di materiale da riciclare ce n'è veramente un sacco. Qui stiamo parlando della chiesa fatta dal mio maestro dopo il terribile terremoto di Gibellina. Adesso l'hanno rimessa su, ma la chiesa di Guaroni è stata un monumento modernista di un architetto autorevole, finita, durante la costruzione è anche caduta la palla a un certo punto, è stata rimessa su e poi rimasta rovina per 20 anni. Quindi pensate, Giulia Menzietti, che conoscete, che lavora qui, ha fatto la sua tesi di dottorato proprio analizzando la storia di una decina di queste rovine d'autore. Quindi c'è un progetto artistico che va avanti ormai da 20 anni, e anche un po' rotto i coglioni, che si chiama Incompiuto Siciliano, che va in giro solo a mappare l'incompiuto. Pensate, solo lavorare sulle migliaia o decine di migliaia di incompiute che ci sono in Italia, quanto potrebbe essere divertente. Questo, per esempio, è un progetto che fece praticamente portò all'estasi decine di centinaia di studenti di architettura negli anni 70, cioè la casa dello studente di Chieti, concorso vinto da Giorgio Grassi, che poi l'hanno costruita ed è rimasta una rovina per altri 20 anni, no? Le ragioni che affronteremo in un'altra lezione, ma comunque adesso un pezzo hanno demolito, un pezzo stanno cercando di tenerlo, quindi noi viviamo in mezzo alle rovine. In mezzo a queste rovine, che siano del decimo secolo anticristo, che siano di oggi, meritano attenzione e la possibilità di sviluppare un ragionamento progettuale. Perché qualsiasi, anche il restauro, questo Enrica lo confermerà, anche il più conservativo dei restauri è un progetto contemporaneo, forza di tutto. Allora nel 2011 fu la mia prima grande mostra al Maxi, e dovevamo portare anche la gente al Maxi, quindi era importante avere un tema che fosse immediatamente accessibile, anche perché il museo non campa con gli architetti che vanno a vedere mostre, campa con le persone che vanno a vedere mostre. Però è la prima occasione che abbiamo avuto di mettere, come dicono gli accademici, mettere a sistema tutto questo. Tant'è vero che da questa mostra poi nasce una ricerca print che ha coinvolto alcuni dei presenti, ma 11 facoltà di architettura in Italia. E la mostra, molto marchigiana, perché era l'esperienza di Emanuele, eccetera, è molto gialla, molto grafica, in realtà allineava progetti di architettura a progetti non di architettura, proprio
per tenere insieme tutte queste cose che stiamo dicendo adesso. Il progetto con cui si apriva la mosca, che di cui vado estremamente orgoglioso, perché proprio vi dà l'idea di quello che può essere il riciclo, sono questi dischi che stampavano in Russia e nei paesi sovietici quando era vietato importare musica occidentale, quindi jazz e rock. Allora usavano le lastre radiografiche ospedaliere usate, che hanno un materiale simile al vinile, portavano le macchine per incidere il vinile in ospedale e incidevano i dischi sulle cose. Quindi questo è un doppio riciclo, perché prima prendi una lastra radiografica e la trasformi in un disco di musica, e poi oggi questo è un oggetto da collezione per collezionisti. Le ho anche fregato qualcuno, sto collezionista di Leningrado, e anche perché era molto sbroccato. E quindi per me questa era un'espressione perfetta di quello che volevamo dire con la mostra. Dopodiché, per capire che cosa intendiamo per riciclo, ci sono dei progetti, diciamo, proprio, come dire, che la cantano questa storia qua, dei progetti icona, paradigma del riciclo, e come molti di noi rimasi a bocca aperta la prima volta che vidi nei primi anni 2000 a Parigi il Palais de Tokyo, che era un edificio, un museo abbastanza noioso che il Comune di Parigi gestiva male. Nel 2001 chiamano dei curatori progressivi, chiamano Lacaton e Vassal, che sono due architetti molto importanti per tutto questo punto di vista, e fanno un restauro che, ma manco c'è il restauro, cioè lo fermano al minimo della funzionalità dell'edificio, lasciando poi alle singole mostre il compito di dare una forma definitiva al museo. Il Palais de Tokyo è una pietra miliare di questo ragionamento. Altra, diciamo, icona che va bene anche per i supplementi dei quotidiani generalisti è certamente la High Line. Io me lo ricordo quando vedevo questi pezzi di ferrovia a New York, dico, ma che ci farà? Tant'è vero che quando facemmo il viaggio a New York, poi abbiamo fatto il libro, e chiese a Olivo Barbieri una foto dall'alto di un pezzo dell'High Line, quando ancora non era la High Line che è in copertina di quel libro che si chiama Unstable Sameness. E finalmente a New York l'hanno capita, hanno chiamato il telescopio, hanno chiamato un gruppo di paesaggisti molto importanti, Field Operation, e hanno mantenuto questi vecchi frammenti di una ferrovia lunga 2 chilometri che andava da Hell's Kitchen fino ai moli, e l'hanno trasformata nel parco urbano più figo, diciamo più glamour, della storia dell'architettura recente, con episodi di esibizionismo, diciamo, sulle vetrate delle standard che ci ricordano qualche altro fatto di cronaca recente. Vicino a Barcellona, questi architetti, qui siamo proprio hardcore, come dire, appunto, Butler e Roig hanno trasformato una discarica enorme che era arrivata, diciamo, a fine vita come discarica, l'hanno trasformata in un parco paesaggistico in Italia, perché ovviamente noi abbiamo un sacco di roba da riciclare. Quando hanno spostato l'autostrada a Trento, le due gallerie dell'autostrada sono state affidate a una architetta che si chiama Elisabetta Terragni, che porta un nome impegnativo, ed è che tutto questo è stato trasformato in questo museo delle gallerie di Trento, senza aggiungere un muro, semplicemente lavorando di grafica, di luci, senza fare cose. Il riciclo ogni tanto diventa veramente molto monumentale, forse uno dei più belli episodi degli ultimi anni, lievemente costoso, ma molto di successo, la Health Philharmonie di Herzog de Meuron ad Amburgo, che da magazzino portuale abbandonato è diventato, no, questo straordinario edificio in cui ci sono musei, appartamenti, alberghi, uffici e due grandi sale per la musica. Ancora episodi canonici, il vecchio molo abbandonato che diventa il centro per le arti, tipicamente i silos che invece di demolire vengono trasformati in case sulla banchina di Copenaghen da MBRGP. Questo è interessante perché è un vecchio in Germania Est, un vecchio a Lipsia, un vecchio centro commerciale, ne vengono recuperati gli elementi prefabbricati della facciata e ci fanno una biblioteca.
Entriamo anche nel rapporto con la rovina, con la storia. Qui l'oggetto, la rovina viene lasciata rovina e l'oggetto nuovo è inserito, pulito, infilato dentro la vecchia rovina. Nel caso della Cariscia di famoso, ancora di Ercole de Meuron, il vecchio edificio è addirittura sollevato da terra e poi sopra gli hanno costruito, un po' come grattarsi l'orecchio con la mano sinistra, avrebbe detto Mies, ma comunque interessante. Nel caso la mostra si concludeva con una performance, diciamo, all'esterno, cioè una casa realizzata, questo studenti di liceo, perché il ministero ci dava i soldi solo se lo facevamo con gli studenti di liceo, ma una casa costruita soltanto con materiali trovati alla discarica, quindi con questo gruppo che si chiama Raum Labor Berlin, che è molto specializzato in questo tipo di cose, facciamo questo esperimento di realizzare una casa solo con materiali trovati. Perché, diciamo, a me piace tanto la città? Mi piace perché, uno, tutto sommato è politicamente corretto, no? Perché in fondo seguiamo un principio di non produrre nuova edilizia, nuova occupazione. Poi perché è pieno di significati. Allora, quali sono i significati più interessanti? Uno, per me, soprattutto all'inizio, adesso il tempo è passato, ma eliminava quella noiosa rogna che era tipica dell'architettura e soprattutto delle scuole di architettura del Novecento, che era questo tormento del linguaggio. Devo fare finestre quadrate, le devo fare tonde, devo fare finestre, non le devo fare per niente. Per essere moderno, devo copiare la storia, non la devo. Ecco, tutto questo con operazioni come questo scompare, perché tu il nuovo e l'esistente lo metti semplicemente a confronto e il linguaggio nasce per questa frizione, proprio come in quella canzone di cui parlavamo prima. Penso che l'operazione di Collas a Fondazione Prada è abbastanza, rende tutto questo abbastanza evidente. Non c'è quasi bisogno che il nuovo edificio abbia un linguaggio, è una scatola chiusa, ma il linguaggio si genera nel confronto. Come vedevamo nella Palmas Parasite, il riciclo è molto spesso immobile, migrante, un'architettura adatta ai nostri tempi. Questa è una brutta foto di una bella storia, perché questa casa di Robert Venturi stava per essere demolita, perché il proprietario non la voleva più. A un certo punto un collezionista si è comprata, l'ha messa sulla piazza e l'ha tutta sana così com'era, l'ha trasportata da un'altra parte. Il riciclo risponde a quel bisogno di individualità, non dico individualismo, impegnativo, ma a quel bisogno di individualità che le persone, a cui le persone non vogliono rinunciare nel nostro secolo, no? Cioè vogliamo che tutto ci sia customizzato. Vogliamo essere uno contro il mondo, perché parliamo con Trump via Twitter, perché pensiamo che da soli possiamo esprimere il nostro, cioè abbiamo problemi di resettare in qualche modo il rapporto con la cittadinanza e con la comunità, ma nelle more siamo costruiti una forte idea dell'individualità. Il riciclo, proprio perché ogni volta combina, anche se uso i container, e li metto in condizioni diverse, i container sono tutti uguali, ma i risultati saranno sempre diversi. Quindi il riciclo permette di essere, come dire, generale e individuale, collettivo e individuale allo stesso tempo. La strategia è sempre la stessa, i risultati sono diversi. Questa è una casa di Lotec, che sono un gruppo di napoletani che lavorano a New York, che lavorano sempre con i container. Il riciclo ovviamente è molto politico, cosa che loro sembra urgente e giusto che sia, perché ovviamente è un atto polemico di ciclare. No, io non butto per piatto di carta, ma ci faccio un pupazzetto, come dire, non butto un container che ha finito la sua vita in un porto, ma lo uso per un'altra cosa, quindi ha un senso politico molto forte, nel senso buono di politica, perché ne vediamo anche di brutti. Questo è un progetto di Santiago Sirgueta, che è un architetto spagnolo, che ha un gruppo che si chiama Refretas Urbanas, che lavora moltissimo su questa roba qua, lavora sui limiti della legalità. Il riciclo è anche interdisciplinare, no? Ovviamente, perché abbiamo visto, lo pratica l'arte, lo pratica la musica, lo pratica la letteratura, pensate a quella che riscrive il Frankenstein, scrivendo, no? All'interno delle parole esistenti,
questo è un progetto molto bello fatto da un artista che si chiama Teresa Moscardini, che lavorava appunto seguendo, tracciando quel signore che abbiamo visto prima raccogliere gli avanzi, è andata a vedere questi posti che riciclano il vetro, mettendo insieme il vetro delle vetrine rotte, delle manifestazioni di contraerza, purtroppo manco le fanno più, i vetri delle speculazioni immobiliari e i vetri del riciclo, e poi ha ricostruito attraverso questi vetri di diverse dimensioni una mappa di Istanbul che ora è nel ecco, questo è il scarico del vetro, una mappa che ora è in collezione al museo Mai. Questo è tutto, diciamo, secondo me è una concentrato molto bene di un aggiornamento che ha mille ramificazioni e mille possibilità, però spero che più o meno abbiamo dato un'idea che, diciamo, complementare, no, all'idea del restauro tradizionale, certamente non antagonista. Grazie Pippo, proprio perché questo cluster vuole ragionare in maniera trasversale non soltanto sui temi del restauro, ma ha l'ambizione anche di lavorare su altro che non sia relegato a quell'ambito del restauro verso il quale oggi bisogna aprirsi anche a nuovi temi, a nuovi rapporti, a nuovi aspetti progettuali. Io aggiungo solo che non vi ho sorprendato per la voce degli altri studenti, perché come dire, le tesi le avete visto, sono più o meno accessibili, diciamo, no, noi tutti della scuola lavoriamo producendo materiali in questo senso da 20 anni, 25 anni. Assolutamente, anche perché nel mese di febbraio cercheremo di fare una ulteriore iniziativa che riguarda proprio le tesi di laurea, e quindi ci concentreremo su tesi di laurea nell'ambito del nostro cluster, ma che fondono quei temi che sono trasversali, e quindi anche in quel senso possiamo. I laureati ormai hanno l'età per accettarle loro. Sì, loro, assolutamente, non certamente noi, sono loro che offriranno questo contributo raccontandoci quale è stata la loro esperienza di laurea per indirizzare questi nostri giovani studenti che si stanno avviando verso il percorso di laurea. Io andrei tanto a sentire qualcuno dei nostri giovani che è collegato in remoto. Ma vista l'esperienza dell'altra volta, penso sia meglio andare avanti, perché difficilmente riusciamo a intercettarli con quel caso. È il più grosso difetto degli studenti italiani. Possiamo andare avanti, e abbiamo il professor Graziano Leoni che ci parlerà di patrimonio vulnerabile. Professor Leoni, dal gennaio del 2020 tecnica delle costruzioni presso la nostra scuola e insegna la progettazione delle strutture architettoniche, ma anche i problemi strutturali delle edilizie storiche. Vedete come la sua didattica sia orientata davvero a questa trasversalità di cui stavamo parlando. Dal 2017 professore di Italia dell'Università di Camerino, e la sua attività scientifica è indirizzata verso tematiche che riguardano l'ingegneria sismica e l'ingegneria civile, e oggi ci parlerà della vulnerabilità del patrimonio. Passiamo a te la parola. Dopo un brillantissimo architetto, un noiosissimo ingegnere, mi sento un po' come il nano di Velázquez, non i dipinti, che stava sempre tra persone altissime, quindi vabbè, comunque ci conosciamo con gli studenti, quindi sanno già che possono sbadigliare tranquillamente. Allora, grazie Enrica, grazie Sara per aver curato, per curare questo momento in cui i docenti un po' così mettono, non dico in mostra, ma trattano di temi che sono al centro del dibattito di questo cluster, che ritengo appunto siano tra
più importanti che si possano trovare in architettura. Ecco, Pippo ci ha dato proprio un esempio di cosa significa lavorare con il patrimonio, che non si intende solo appunto patrimonio culturale, ma il patrimonio tutto quello che già abbiamo, che esiste e che può essere utilizzato in maniera molto, molto divertente. E un po' è anche giocare, significa, no? con questi oggetti. Adesso, quando Pippo faceva vedere tutte quelle realizzazioni, mi abbiamo pensato a quei programmi che guardano a volte in televisione, in cui si fanno giocare i ragazzini nel riutilizzare materiali, vengono fuori delle cose che sono bellissime. Poi bisogna essere bravi a farle diventare bellissime. Normalmente a me, quando ero piccolo, venivano proprio delle schifezze. Ok, allora io vi parlerò della vulnerabilità del patrimonio, quindi è sottinteso che mi sto riferendo a un patrimonio che ha delle caratteristiche storiche ben precise. Sicuramente una costruzione, pur essendo magari un rudere moderno, ha consistenze che sono meno delicate di quanto non lo siano le strutture che ci vengono dalla storia, dall'antichità. Quando parliamo di vulnerabilità, perché chiaramente abbiamo in testa la sicurezza e abbiamo in mente praticamente che queste strutture, questa architettura meglio, debba essere in qualche modo anche riutilizzata e valorizzata. La normativa praticamente delle costruzioni, sono un ingegnere, fatemi fare l'ingegnere, comunque se no mi troverei fuori dal mio habitat. La normativa, le normative tecniche da sempre hanno particolare attenzione nei confronti dei beni architettonici, particolare nel senso che veniva indicata spesso solamente una classe di strutture che venivano trattate poi in maniera specifica o potevano avere delle deroghe nella progettazione. Ciò deriva dalla Costituzione italiana. Nella Costituzione c'è un articolo, l'articolo 9, che proprio dice che la tutela la Repubblica deve tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Quindi è un must che sta sotto tutte le normative. Anche con la ricostruzione sismica ci sono delle ordinanze, come sapete, che regolano la ricostruzione. Si stanno predisponendo ordinanze speciali per facilitare una ricostruzione che non è ancora ripartita, e pensate che tra tutte le deroghe praticamente si può derogare a tutto, non si può derogare chiaramente al codice dei beni culturali. Codice dei beni culturali che sarebbe in pratica la legge, il cosiddetto codice urbani, conoscete tutti benissimo, meglio di me sicuramente, che è il decreto legislativo del 2004, il codice dei beni culturali del paesaggio, e che pone due punti specifici forti, due obiettivi. Ha un obiettivo che è l'obiettivo della tutela e un altro obiettivo è quello della valorizzazione. Qualche volta, ecco, questa cosa, tutela e valorizzazione, sembrano un po' antitetici come obiettivi, se ci pensiamo, perché si può pensare a tutelare il monumento, se questa tutela viene intesa in un certo modo, si può impedire una valorizzazione di fatto che potrebbe essere anche molto più importante. I primi obiettivi praticamente si concretizzano nell'individuare beni che costituiscono il patrimonio culturale, e quindi anche la messa a punto delle misure che sono necessarie affinché ne sia garantita la fruizione. Viceversa, la valorizzazione si sostanzia con la promozione, la conoscenza dei beni culturali, quindi una scelta politica idonea a garantire e utilizzare le utilizzazioni possibili. Queste cose poi faremo una chiosa finale nella mia presentazione. Che per quanto riguarda la tutela, normalmente è lo Stato centrale che se ne deve occupare, anche questo è riportato.
modifica il titolo quinto della seconda parte della Costituzione, mentre al Stato Regioni viene lasciato il compito di valorizzare i beni culturali e di promuoverli. Le normative tecniche per le sue costruzioni, nello specifico di costruzioni esistenti, quindi tutto quello che abbiamo visto anche prima con Pippo rientra praticamente in questo tema della costruzione esistente, ci sono delle indicazioni su come poter ridurre le vulnerabilità delle costruzioni, che sono poi diciamo, pongono dei limiti all'uso delle costruzioni e quindi dell'architettura. E per quanto riguarda i beni culturali, le normative rimandano a una specifica direttiva che è stata emanata dal MIBAC e che riguarda la valutazione del rischio sismico dei beni culturali. Io così sono rimasto fisso su queste diapositive, ho fatto questa introduzione, ma diciamo, ma prendo a pretesto il fatto che la nostra Università di Camerino, che stiamo a Camerino, per così fare un piccolo, brevissimo ragionamento su questa città e su cosa significa avere un bene culturale che è vulnerabile e su cosa significa fare degli interventi su una città come questa, fatti in un certo modo. Sapete che Camerino è una città che ha un centro storico molto esteso rispetto al territorio urbanizzato della città. Praticamente nell'antichità era una grande città, oggi è rimasta quasi un piccolo paese di montagna, ma in realtà, se andate a guardare le dimensioni del centro storico, sono piuttosto importanti. È arroccata in sommità di un rilievo e ci sono praticamente delle vie di accesso che sono praticamente dominate da chiese. Le chiese sono gli edifici più vulnerabili che possiamo immaginare. Questa è una configurazione che abbiamo a Camerino, è particolare, in sostanza la rende quasi impermeabile dall'esterno e ci sono solo due vie di accesso. Se vengono meno quelle due vie di accesso rimane una città isolata. Ma così possiamo dire accade anche per molti altri esempi di costruiti storici nel nostre aree interne. Sono praticamente una città che, come capita sempre nelle costruzioni delle città storiche, è un'evoluzione di piccoli edifici che piano piano tendono ad aggregarsi. È un po' una modalità di evoluzione che ricorda molto l'evoluzione naturale di alcune biocostruzioni. Pensiamo ai coralli. Il corallo praticamente non è altro che un susseguirsi di un costrutto calcareo che appunto questi piccoli crostacei vanno a realizzare per abitarci dentro, e si viene a realizzare pian piano un qualcosa che diventa molto complesso, interconnesso e diciamo che ha un grado di complessità che è notevole. Lo stato attuale quindi è frutto di un'evoluzione storica, qui vedete un elaborato che ho preso da alcuni studenti che forse sono in quest'aula, quindi vi ringrazio già per aver utilizzato senza chieder loro il materiale che avevamo a disposizione. È un sistema però che ha una consistenza muraria veramente scarsa, costruito con materiali del luogo, quello che si faceva, che si è sempre fatto nella storia, evitare grossi spostamenti, a parte gli egiziani che trasportavano tutto lungo il Nilo, normalmente i romani anche, però normalmente la costruzione povera avveniva con quello che c'era a disposizione in sito. È una città con una sismicità elevata, molto spiccata, e storicamente è stata colpita da tantissimi terremoti. L'ultimo terremoto è quello che conosciamo bene, nel 2016, ma ce n'era stato uno 20 anni prima. E quella che vedete praticamente è la stessa chiesa che fu praticamente fortemente danneggiata nel 97, che è stata più fortemente danneggiata nel 2016. La vedete bella impacchettata in due opzioni diverse,
Il problema rimane la vulnerabilità di questo bene culturale. Nel 2000, dopo il 2000, nel 97, scusate, fu fatta chiaramente la ricostruzione sismica. Qua che mi voglio un poco soffermare un peletto, perché praticamente in seguito a questi eventi la ricostruzione è avvenuta secondo delle linee guida che sono state emanate dalla regione, messe a punto anche in una collaborazione di alcuni istituti universitari. Il risultato è che, diciamo, in questa ricostruzione sono stati impiegati dei sistemi finalizzati a tenere insieme un po' le pareti degli edifici, però è stato messo un freno abbastanza importante su tutta la questione di rigenerazione del materiale. L'obiettivo che si voleva perseguire in termini di sicurezza e quindi era quello di avere delle costruzioni che potessero sopportare il 60% dell'azione sismica di progetto, dovrebbero sopportare nuovi edifici. La normativa dell'epoca, okay, quindi diciamo a livelli inferiori, che vuol dire che far permanere in uno stato di vulnerabilità molto importante un sistema urbano, perché parliamo proprio di un sistema urbano, non dei singoli edifici. Cos'è successo? In seguito al terremoto del 97, purtroppo l'intensità del terremoto è stata più elevata di quella del 97. Nel 2016 i danni registrati sono stati elevatissimi, praticamente tutta la città in zona rossa, e grazie alle catene messe in opera le costruzioni non sono crollate, però alcune sono ridotte talmente male da dover essere a questo punto demolite, forse demolite e ricostruite. Ma se non fossero stati eseguiti questi interventi, probabilmente anche solo le catene, questa città sarebbe crollata, sarebbe rasa al suolo. Però a questo punto, a distanza di 20 anni, nessuno si aspettava che arrivasse un terremoto. Quindi immaginate come si trova psicologicamente la popolazione, la cittadinanza di Camerino nell'aver visto andare in frantumi quelli che erano stati quegli interventi che loro pensavano potessero rendere invulnerabile la loro città. Allora la questione è appunto proprio questa. Gli ingegneri e gli architetti sapevano che adeguando al 60% la costruzione avrebbero avuto un esito di questo tipo in caso di terremoto, perché è evidente il terremoto è stato violentissimo. I politici forse sapevano qualcosa, che poteva accadere questo, quelli che magari potevano ascoltare, hanno ascoltato, hanno avuto voglia di ascoltare di più i tecnici. Il problema è che non penso proprio che le persone, gli abitanti, si aspettassero un esito di questo tipo. Allora, cosa si può capire da questa esperienza? Noi diciamo sempre che un terremoto è un collaudatore e quindi abbiamo capito che laddove sono stati fatti degli interventi dopo il 97, in cui il materiale, la muratura è stata in qualche maniera rigenerata, irrobustita, non è successo niente. I problemi sono avvenuti quando praticamente invece non si è intervenuti in maniera più decisa sulle costruzioni. Oggi quindi questo è, secondo me, in questo momento storico proprio, uno dei dibattiti più importanti. Si usa questa parola, diciamo, resilienza, che a me comincia a dare un po' la nausea perché se ne abusa, quindi, che è un termine che serve a denotare praticamente la capacità con cui un sistema riprende la sua funzionalità. Ma è legata essenzialmente alla vulnerabilità. La questione è: possiamo ancora permetterci, no, un sistema così vulnerabile che rischia praticamente di far perdere veramente completamente il senso di costruire ricostruire una città storica come Camerino, come lo sono tante altre città italiane? Diciamo, la questione è quindi utilizzare probabilmente delle tecniche che non sono state utilizzate in passato e che sono oggi a disposizione molto più di quanto non lo fossero 20 anni fa. Cioè, oggi l'uso di materiali innovativi è una pratica assolutamente comune.
I sistemi di intonaci armati non sono più quelli di una volta, i sistemi di inserimento di confinamenti e così via non erano disponibili a quel tempo. È chiaro che possono essere impiegati. Cosa fare però? Perché è chiaro che non è pensabile mummificare un centro storico. Quindi ovviamente il recupero di una città, il recupero di un bene culturale architettonico significa ridarlo in mano alla collettività, non ricostruirlo com'era esattamente e metterlo a riparo, ma poterlo riutilizzare. Nel laboratorio di restauro abbiamo fatto degli esperimenti interessanti quest'anno che hanno appunto preso il tema di Camerino, l'hanno sviscerato, siamo entrati dentro le questioni di vulnerabilità. Ci sono stati degli interventi molto interessanti proposti dai vostri colleghi, e questo che è quello che diventa interessante, perché la città di Camerino, pur rimanendo se stessa, è cambiata. D'altra parte è quello che ha fatto sempre nella storia, e non aveva senso mantenerla congelata. Quindi assolutamente togliamoci di testa di mummificare i nostri beni culturali. È giusto che questi beni culturali vengano riutilizzati. I problemi sono complessi, non ci sono risposte univoche, è importante che voi partecipiate a questi dibattiti. Ecco, riprendendo un po' il discorso di prima della evoluzione, io penso al corallo e penso ad alcuni paesi che abbiamo anche all'interno del nostro territorio, ce ne sono tanti. Questo qua è il Cito, non so chi lo conosce, sta sulle pendici del San Vicino, e come vedete pare proprio una costruzione che emerge dalla roccia, che è fatta con esattamente allo stesso colore della roccia, perché è fatta esattamente con i materiali che stavano lì. Io sono convinto che è stata fatta da persone che avevano un DNA particolare. Il DNA quasi lo ritroviamo in queste rocce, in queste abitazioni. Per questo che anche questi diventano beni culturali che non possiamo trascurare. Rimangono molto, molto fragili. È un dibattito quello che c'è in corso, che è molto importante. Noi oggi qui abbiamo appena accennato a qualcosa, ma è chiaro che voi che sarete architetti fra pochi anni avrete a che fare con tutte queste problematiche. È un tema assolutamente attuale, avete un ruolo importante, un ruolo che va gestito insieme ad altre competenze, quindi diciamo che l'ingegneria sicuramente ha un'importanza fondamentale nel momento in cui si deve pensare a un recupero o a una ricostruzione. Però attenzione, per carità, non vi fidate troppo degli ingegneri, perché se li lasciate soli poi possono fare anche tanti danni. Grazie. Grazie, stavo guardando l'immagine che è davvero fantastica. No, come se non bastasse l'inferriata per far entrare le persone. Grazie. Non vi lasceremo soli, Graziano, non vi preoccupate. Numericamente di più non sarete mai soli. Allora, passo la parola a Sara per evitare di consultarmi, perché mi sembra davvero grande, impossibile. Grazie, Nicaro, io sento la padrona di casa, che dal 2011 è ricercatrice universitaria nel settore del restauro, appunto nella nostra scuola, dove insegna restauro degli edifici e anche teoria e storia del restauro nella laurea triennale. E le sue attività di ricerca ovviamente riguardano le discipline del restauro e affrontano temi nel campo del rilievo, ma anche nell'analisi dei materiali e delle tecniche costruttive in relazione anche al nostro contesto, che è quello del Medio Adriatico, e a quelli che sono anche gli influssi delle correnti artistiche nel contesto locale. E l'architettura viene affrontata su quella che è la conservazione attiva, ma anche con nuovi strumenti di valorizzazione e comunicazione. Infatti alcune sue ricerche indagano proprio le nuove sperimentazioni di tecnologie digitali che comunque appunto sperimentano esperienze sia immersive che interattive dei beni culturali. Lascio la parola a Rita Petrucci con l'intervento I valori del patrimonio. La breve comunicazione riguarda i valori del patrimonio, come il patrimonio
possa essere messo in relazione con i suoi valori e come questi determinano poi un diverso atteggiamento nella considerazione del patrimonio stesso. Avanti. Allora, qualche riferimento, soprattutto ad alcuni documenti internazionali promossi dall'UNESCO e dal Consiglio d'Europa, che già a partire dalla metà degli anni 90 ha ragionato sul valore del patrimonio culturale, soprattutto con la Convenzione di Faro del 2005, che rappresenta un riferimento fondamentale per il riconoscimento dell'importanza pubblica della tutela come un dovere che spetta all'intera comunità internazionale. Abolendo la distinzione tra patrimonio tangibile e intangibile, la Convenzione di Faro affianca alla definizione di patrimonio culturale una specifica nozione che è quella di heritage community, legando indissolubilmente i due concetti. E da qui all'articolo 1 sviluppa ulteriormente il tema del patrimonio culturale come quell'insieme di risorse che sono state ereditate dal passato, nelle quali le persone si identificano come una riflessione e espressione dei loro valori, delle loro credenze, delle loro conoscenze e tradizioni, che sono in continua evoluzione. Una heritage community costituita da un insieme di persone che attribuisce un determinato valore a specifici aspetti dell'eredità culturale e che in qualche modo desidera sostenerli e trasmetterli a altri. Quindi l'obiettivo è l'individuazione di valore. Per questo dobbiamo scomodare gli studenti che hanno frequentato la sequenza di corsi di teoria e storia del restauro, sanno quanto sia importante la teoria dei valori di Heinrich Bickel, alla quale sempre facciamo riferimento nel momento in cui dobbiamo trattare di questo argomento. Una teoria dei valori molto complessa, soprattutto se messa in relazione al periodo storico in cui nasce, i primi anni del Novecento, ma pensate che in Italia arriva molto più tardi. E ci porta a un confronto con numerosi valori che sono all'interno di tutte le città. Ma soprattutto ci consente di comprendere come possiamo percepire questi valori, come possiamo attribuire a questi valori un determinato significato in base al punto di vista che noi stiamo osservando, in base al gusto, alle idee, alla cultura che si manifesta all'interno di un determinato contesto sociale. Dobbiamo accomodare ancora la scuola viennese che fine dell'Ottocento ha codificato il Kunstform, cioè la volontà d'arte, che è espressione di quei valori di cui stiamo cercando il significato. Espressioni quindi come avete sentito più volte nelle lezioni di teoria, espressioni come valore storico, valore artistico, valore dell'antico, ma anche valore d'uso e valore di novità, testimoniano proprio lo sforzo che Albert Riegel fa nella sua teoria di andare a isolare, di coagulare, di definire una serie di concetti in un progetto che era in divenire, in più forme e in stati. Le constatanti non tanto la inadeguatezza tematica dei tempi, quanto piuttosto una necessità di verifica di situazioni differenti e che apparivano a tratti anche fortemente divergenti, dissonanti. Tanto che sembrava di assistere a delle proprie manovre tipologico fra una serie di valori che erano legati al patrimonio. Una dialettica molto complessa che si modificava a seconda della ricezione che avveniva nel bene stesso. Volendo semplificare, Riegel individua dei valori in quanto memoria, dei valori che sono a suo avviso contingenti, perché il valore dell'antico
in qualche modo si esplica lì una manifestazione della storia e del passaggio del tempo. E quindi quanto più questo passaggio è evidente e nasce sul manufatto, segni di degrado e delle trasformazioni, tanto più questo valore è alto e quindi si reclama un buon intervento in questo caso per superare gli effetti del passaggio del tempo. Viceversa, il valore storico è invece una manifestazione del grado di civiltà e di cultura che lo ha prodotto e quindi di conseguenza si deve garantire la legittimità di quel prodotto, di quel documento storico, anche andando eventualmente a reintegrarlo o addirittura talvolta a ricostruirlo nelle sue forme originarie. Conoscete bene il destino della Costituzione a Roma, che per il valore storico è stato ricostruito perché fosse sempre vivo nella coscienza dei posteri, visto il suo valore di atto commemorativo e quindi con un forte valore simbolico che doveva essere mantenuto e da qui la sua ricostruzione. Il valore storico predomina sulla ricostruzione sui molti interventi che hanno connotato il tempo vita della chiesa di Santa Reparata, cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze, interventi dettati da una necessità di coerenza linguistica anche in tempi recenti che hanno orientato gli interventi verso atteggiamenti in stile. Ma vediamo come il mantenimento dello stato di rudere talvolta sia legato proprio al valore dell'antico, per andare a evidenziare questi temi, vi dicevo, questi temi delle trasformazioni e di degrado. L'esempio può essere costituito dalla cattedrale di Bella Grande di Santiago a Capoverde, una cattedrale che è il simbolo di questa comunità, costruita tra 1555 e 1693 dai coloni portoghesi e che oggi è allo stato di rudere. Nonostante gli sforzi, vari tentativi per la sua reintegrazione e il suo consolidamento, ancora non si è riusciti alla riaffermazione di questo rudere proprio per la impossibilità di una sua ricostruzione in ragione della sua unicità. Accanto a dei valori di memoria, dei valori storici, dei valori di antichità, abbiamo anche dei valori contemporanei. I valori contemporanei, tra questi, uno importante è costituito dal valore artistico, che consente un apprezzamento che è indipendente dalla antichità del manufatto, del bene, dell'oggetto di si sta intervenendo e che viene acquistato appunto per un giudizio soggettivo dell'osservatore moderno che è invito, mutevole. Non abbiamo un giudizio oggettivo ma un riconoscimento di natura soggettiva. Vedete come in qualche modo mi riallaccio a quelle che erano state le osservazioni del professor Ciolla in merito alla trasformazione dell'opera d'arte dalla seconda di Leonardo alla interpretazione che Duchamp ne fa apponendovi barba e baffi, modificando quindi sostanzialmente il punto di vista artistico di un'opera immortale. Accanto a questo, altri valori contemporanei sono costituiti dai valori di novità che impongono una esigenza di compiutezza, di integrità formale, anche in questo caso il valore di novità determina una ricostruzione, interventi di ricostruzione, proprio perché l'opera deve garantire una integrità formale. E di questi esempi, nella storia che vedevate nella slide precedente, la ricostruzione della Basilica di San Paolo fuori le mura a Roma, ma la nostra architettura contemporanea ne è costellata, quindi esempi che sono abbastanza noti di ricostruzione per integrazione proprio in virtù di un valore.
l'unità di questi valore l'uso. Il valore l'uso richiede in qualche modo l'apprezzamento di questo valore, richiede la completezza anche in questo caso, perché deve garantire ai tutori la massima sicurezza. Anche in questo caso possiamo rilevare un contrasto con il valore dell'archivio che abbiamo visto in qualche modo essere orientato alla conservazione del bene così com'è, portatore di una serie di stratificazioni e di elementi di degrado. Qui in virtù di una serie di bisogni materiali riconosciuti attraverso il valore d'uso, l'edificio viene completato, viene integrato, viene dotato di tutto un sistema di elementi anche di natura intrinseca per renderlo nuovamente utile. In questa carrellata veloce e anche forse troppo ricca di valori in questo caso, dobbiamo rilevare che ci sono, oltre a quei valori di cui stavamo parlando, dei valori nuovi, dei valori di nuova generazione, come ad esempio i valori emozionali, che sono valori legati alla capacità di percezione, di suscitare sentimenti o reazioni da parte del patrimonio. E questo può essere ottenuto attraverso le nuove tecnologie di data, e in questo momento capite bene come questo costituisca un tema di grande rilevanza nella condizione attuale. Delle immagini che mi hanno abbastanza divertito, come la campagna pubblicitaria che in maniera provocatoria ha fatto visitare da questi individui il National Active Team di Kansas City, e i pinguini mi pare abbiano apprezzato in particolare i quadri di Caravaggio, di Luciano e di Monet, o come anche la installazione di Dario Assisi e Riccardo Maria Cipolla, che hanno portato l'arte per strada in questa mostra usata dal museo. 40 fotomontaggi sono stati proposti per immaginare proprio questa nuova villa delle strutture fuori dal museo per le vie di Napoli. Altro valore di nuova generazione, un valore che fino a qualche anno fa non era concepito, un valore emozionale che è proprio legato alla capacità del patrimonio di suscitare ricordi, sentimenti, reazioni. Vedete questa parete che è fatta di cemento, di cemento colato, che in qualche modo allude a questa coperta che si che ondeggia e che è retroilluminata con delle immagini che addirittura alludono a Mao Zedong. Quindi una parete che ha una sua utilità funzionale, ma al tempo stesso è in grado di suscitare delle sensazioni, dei ricordi. Suggerito dal professor Sardo, un esempio interessante della fotografia, abbiamo visto nella precedente incontro una relazione del professor Sardo di fotografia e rappresentazione del patrimonio, e qui vedete proprio le fotografie di Frederick von Braun del New Museum a Berlino, documentato proprio nel momento della transizione da rovina in disuso a una entità viva, vivente, la cui storia è codificata nella sua vita. Le immagini vogliono testimoniare proprio questo passato, questo cogliere questo valore emozionale di questo importante momento. Ancora un valore epistemico che è da mettere in relazione alla capacità di un bene di soddisfare un desiderio di conoscenza. E mi piaceva presentarvi questa, come chiamarla, una sorta di installazione di modalità conservativa che è stata messa in opera da Giorgio Terofairos con una strategia conservativa dal nome The Edge of the Dust, che richiama un testo di John Ruskin che aveva lo stesso titolo, che si collegava alla lentezza dei processi naturali attraverso una serie di principi di geologia e di mineralogia che erano in tessuti di riferimenti mitologici. E che cosa fa
Terra Pilot, si pone un obiettivo abbastanza interessante, che è quello di rilevare dalle superfici la specificità dell'aria in diversi luoghi e in diversi tempi, costruendo una sorta di archivio dell'inquinamento. Durante la biennale di Venezia del 2009, una delle superfici di Palazzo Ducale, che vedete qui esposta, è stata pulita con una strato di lattice aggiuntivo che in qualche modo ha tolto a queste superfici secoli di polvere, una sorta di marchio che è lasciato dalle condizioni climatiche e atmosferiche, ma anche dalle pratiche di manutenzione e persino dai, dai materiali chimici che erano stati utilizzati in precedenti interventi dell'estate. Devo andare a concludere, sono meno fuori di tempo. Cerco di concludere andando a illustrarvi qualche altro valore di nuova generazione come i valori materiali. Lo studio della cultura materiale ha le sue radici in tempi lontani, ma nel pensiero scientifico, filosofico e critico della metà del 1900, ma in qualche modo riveste anche un carattere di attualità. L'interesse si concentra progressivamente su elementi di vita quotidiana che possono essere in qualche modo messi in vita, come vedevamo anche nella relazione del professor Ciorda, come alcuni elementi vengono riutilizzati, possono essere riutilizzati, integrati e rimessi in un nuovo circuito funzionale. Ancora tra i valori di nuova generazione, valori sociali e identitari, questi valori in qualche modo sono determinati dalla utilità di un bene derivante dalla sua associazione a uno o più gruppi sociali e il bene stesso acquisisce valore in base a una associazione positiva, ma talvolta anche negativa, con un stereotipo di gruppi demografici, socio-economici ed etno-culturali. Vorrei concludere ricordando anche un valore tecnologico, nazionale e di sostenibilità che ci riporta alle conclusioni del Consiglio d'Europa del 21 marzo del 2014 relative proprio al patrimonio culturale come risorsa strategica per l'Europa sostenibile. E gli Stati membri sono stati invitati a potenziare il ruolo del patrimonio culturale nello sviluppo sostenibile, concentrando l'attenzione verso i temi della pianificazione urbana durata e sui progetti di riconversione e recupero. C'erano poi altri esempi, ma direi che ci possiamo fermare. L'ultima citazione al valore economico, perché il valore economico in qualche modo si mette in relazione con il significato del termine patrimonio, che allude appunto a un valore economico attribuito ai beni che lo compongono, in ragione della loro artisticità e storicità. E quindi i beni che entrano a far parte del patrimonio culturale esprimono una serie di valori irriproducibili e irripetibili che hanno assunto una valenza economica, proprio in relazione ai fattori di unicità, i loro valori di unicità sono stati considerati come produttori di un vertico e quindi inseriti in un nuovo circuito di utilità. Concludo quindi dicendo che la multiscalarità è oggi il valore del patrimonio che può guidare i nostri interventi progettuali e ve lo pongo come aperta a cui vorrei dare una risposta o perlomeno provare a dare una serie di risposte. Vi ringrazio. Interventi quanto a volte ho l'uso di alcune immagini, alcune parole chiave si seguono comunque in interventi anche molto diversi tra loro. È il turno adesso di Marco D'Annunzio che presento, non so se è in linea. Perfetto, intanto io ti presento mentre prepari il tuo intervento. Quindi dicevo, Marco Annunzio è professore ordinario in composizione architettonica urbana nella nostra scuola,
ed è anche coordinatore di laurea magistrale e quindi anche sostenitore di questo cambio del cluster e del percorso, insomma, di laurea magistrale, e con i suoi lavori ha partecipato a molti concorsi di architettura e su questa attività di sperimentazione progettuale è spesso anche documentata in riviste e cataloghi di architettura. Tra le sue ricerche ricordo paesaggi post-industriali, oltre alla spiaggia nuovi spazi del turismo, ma è stato anche uno dei componenti dell'unità di ricerca per quanto riguarda Recycle Italy, questa ricerca di cui parlava anche prima il professor Ciorra, o anche di Food and Space, che è stata invece una ricerca svolta all'interno della nostra scuola. È responsabile nazionale del seminario di progettazione Villard, che in questi ultimi anni sta indagando anche quello che è l'impatto dei flussi migratori e i modelli di accoglienza virtuosa e di quindi rigenerazione anche urbana legata appunto ai nuovi flussi migratori. Lascio la parola al professor D'Amondis con l'intervento sovrascritture. Bene, grazie ragazzi, scusate ragazzi, cerco di essere rapidissimo per recuperare questo contrattempo, anche se ho circa 150 diapositive e quindi mi sarà difficile tenere i tempi, scherzo. Comunque, il mio contributo è una riflessione più che altro, perché credo che nel corso di degli interventi che mi hanno preceduto, in qualche modo il concetto di patrimonio sia stato abbondantemente illustrato nelle sue diverse declinazioni, sfumature, possibilità di interpretazione. E sicuramente dai discorsi che sono stati fatti è emerso chiaramente che il percorso evolutivo che è il patrimonio, il concetto di bene culturale ha avuto e attraverso cui si è sviluppato, di fatto ha portato progressivamente l'attenzione dal manufatto, dal singolo elemento, dal singolo edificio di particolare interesse o bene di particolare interesse, alla invece molto spesso fra l'altro isolati dal contesto, al riconoscimento di valore dell'insieme entro cui, dell'ambiente entro cui il bene si colloca, e in particolare questo processo è evidentemente iniziato dopo la metà del secolo scorso con la valorizzazione dei centri storici, dei sudi storici delle città, che contribuivano in qualche modo a rendere unico il rapporto appunto tra il monumento e la città. E quindi, come dire, a mano il concetto di bene culturale, di patrimonio culturale è andato via via comprendendo, estendendosi a prodotti dell'uomo sempre più, sempre anche diversi, legati sostanzialmente a cosa? Alla concezione che si è sviluppata anche questa attorno agli anni 60, del fatto che il bene culturale non è appunto da intendersi esclusivamente nella sua dimensione fisica, ma come testimonianza materiale avente un valore di civiltà. A questa definizione arrivò la Commissione Franceschini nel 67, e quindi da quel momento in poi di fatto il bene culturale, no? Quello che oggi noi definiamo heritage, di fatto non esprime più soltanto un bene nella sua dimensione fisica, ma anche nella sua dimensione contestuale, ambientale, nella sua dimensione culturale. Ecco, questo è importante perché appunto, come dicevo prima, dall'intendere il bene culturale esclusivamente legato alla, come dire, all'oggetto, quindi a ciò che veniva compreso all'interno della dimensione della storia dell'arte, no? Delle belle arti,
e inizi a comprendere anche altro dal singolo manufatto, fino a coinvolgere sempre a partire dagli anni 70 in poi anche i beni, i manufatti prodotti per le attività produttive, ad esempio, no? Lo svilupparsi dell'archeologia industriale, fra virgolette, cioè di tutto ciò che riguardava l'edilizia della produzione, non soltanto se di evidente bene pregio estetico, ma soprattutto come testimonianza di un processo produttivo essenziale e testimonianza di un'epoca specifica che è quella che appunto si configurava come quella della produzione industriale. Allora, quel senso, no? Il modo di concepire il patrimonio man mano si è andato evolvendo e è andato comprendendo sempre più elementi, passando, adesso cerco un attimo anche di radicare un po' il discorso nel nostro territorio di riferimento, passando necessariamente anche attraverso quelle che sono state successivamente delle architetture che avevano caratteristiche radicalmente diverse, come ad esempio i processi insediativi e le costruzioni edilizie che sono state realizzate lungo la costa adriatica a testimonianza di una civiltà, in questo caso quella balneare, che di fatto ha segnato l'epoca recente dei nostri territori. Appunto dai Kursaal, no? Dai grandi hotel fino alle colonie marine, anche questi elementi esterni ai centri storici, per la maggior parte dedicati in questo caso al settore del turismo, quindi all'economia del turismo, pian piano sono rientrati all'interno sono stati compresi all'interno del patrimonio complessivo, e perché no? Finiremo anche per comprendere l'hotel house di Porto Recanati, per ciò che sta sempre più significando all'interno del paesaggio costiero, come anche i grandi alberghi di Montesilvano, il grattacielo di Rimini. Come dire, è la domanda che ponevo all'inizio, tutto è patrimonio? È evidente che perseguendo, no? Seguendo lo sviluppo di questa concezione, tutto ciò che in qualche modo è testimonianza materiale di una cultura, di una società, finisce inevitabilmente ad essere compreso all'interno di questa accezione. Non è un caso che alla fine degli anni 90 dello scorso millennio, a questo punto, il passaggio dagli esiti dei processi insediativi storici, anche quelli che andavano via via storicizzandosi, alla invece attribuzione di valore degli esiti dei processi insediativi recenti, ha sempre più messo in evidenza, no? Come anche questi configurassero, testimoniassero la cultura abitativa recente che li informava. E quindi è apparso quasi inevitabile che una volta accorti della enorme quantità di oggetti edilizi sparsi in questo territorio, che appunto per certi versi sembravano aver terminato la loro storia, no? Spesso non, sembravano nemmeno averla mai iniziata, no? Costituiti da elementi dell'infrastruttura, fabbricati per la produzione, opifici per la produzione, fabbricati per il commercio, edifici residenziali e appunto edifici per il turismo, di fatto sedimentandosi, no? E rimanendo incagliati all'interno del paesaggio contemporaneo, si proponessero all'attenzione del progetto come qualcosa che appunto preesistente, esistendo, appartenendo ad una storia, per certi versi testimoniando una storia di questi territori per certi versi passata, potevano essere tranquillamente interpretati come patrimonio. Certo, patrimonio edilizio, patrimonio a cui
raramente si riconosce una qualità estetica, una qualità architettonica, formale, no? Ma tuttavia ancora patrimonio. E quindi vediamo come poi l'estensione del concetto finisce con il comprendere elementi fra di loro molto distanti. E in questo caso, no, arrivando diciamo, a questo punto, è evidente anche che si pone un problema molto importante, già si poneva prima in realtà, cioè della scelta, della selezione nel momento in cui si passa ad un'azione di intervento progettuale su ciò che precede appunto l'azione progettuale, la scelta di cosa conservare e cosa invece poter eliminare, poter demolire. È pari dente che in determinati casi questa scelta sembrerebbe abbastanza certa per i vincoli che sono imposti dalla normativa, ma concettualmente appare altrettanto evidente che anche le testimonianze delle recenti trasformazioni che in qualche modo testimoniano la messa in forma della società contemporanea, in forma concreta della società contemporanea, probabilmente dovrebbero in qualche modo poter essere considerate con la stessa attenzione, anche se con poi declinazioni diverse. Ma in questo senso, secondo me, è molto importante anche capire che la conservazione non è data, nel senso che la necessità di conservare il patrimonio è una necessità che è emersa soprattutto in tempi recenti, proprio a causa delle infamie, fra virgolette, perpetrate sul patrimonio storico architettonico in determinati momenti, ma dello stesso tempo non possiamo non disconoscere il fatto che accanto alla conservazione o prima della conservazione le società, no? L'uomo ha attuato processi di cancellazione, no? Anziché di conservazione. E quindi è evidente che la scelta se conservare o demolire o annullare un elemento del patrimonio, se questa scelta è demandata alla nozione di valore, no? Dalla concezione del valore culturale che in un determinato periodo storico viene elaborato, è altrettanto vero che appunto questo valore è dinamico, non è dato per sempre. Non è un caso, qui riporto alcuni esempi, che storicamente la damnatio memoriae, cioè la dannazione della memoria, l'eliminazione della memoria del nemico, comunque dell'avversario, di chi si era in qualche modo vinti nei processi storici, ha portato alla cancellazione, alla demolizione, alla decapitazione di statue, no? Dei simboli, cioè del patrimonio, no? Dei valori, della rappresentazione dei valori che si volevano, che si erano combattuti, dalla statua di Nerone. Ecco, non solo storicamente, fra l'altro, perché pensate che questi eventi avvengono anche in epoca contemporanea, con vi ricorderete tutti sicuramente la distruzione dei Buddha di Bamiyan da parte dei talebani in Afghanistan, come anche la distruzione del teatro di Palmira, ma ancora più recentemente negli Stati Uniti l'abbattimento e la decapitazione delle statue di Cristoforo Colombo, proprio per sostituire, no? In qualche modo un'altra, per riscrivere la storia di quel paese da parte di alcune comunità, oppure le distruzioni operate di nuovo dall'ISIS all'interno di musei che in qualche modo rimandano anche queste alle precedenti decapitazioni e demolizioni delle statue di Lenin e prima, dopo ancora, di Saddam Hussein, ve lo ricorderete tutti probabilmente, quando fu deposto e ucciso.
Allora vedete come la conservazione non è data, non è, come dire, una possibilità data per sempre. Nella storia delle città, nella storia dei territori, nella storia della costruzione dell'ambiente da parte dell'uomo, l'esistente ha avuto diverse interpretazioni. Prima il professor Giora ha citato la tabula rasa, no? del moderno. Qui vedete ad esempio il caso più emblematico, che è il Plan Voisin di Le Corbusier, che di fatto radeva al suolo tutto ciò che si opponeva alla visione, no? alla propria visione della città moderna. L'esistente, grazie ad progressivi superamenti attuati no, anche soprattutto dalla cultura architettonica italiana, ha assunto poi connotazioni completamente differenti, è diventata, ad esempio con Rogers, è diventata una condizione perché la trasformazione potesse avvenire, e le preesistenze ambientali sono state sempre più considerate come qualcosa di necessario con cui il progetto avrebbe dovuto accordarsi. Una idea che ulteriormente è stata radicalizzata per certi versi, o meglio, forse normalizzata nell'idea di muratoriana, no? Della organicità dei processi con i quali l'uomo dà forma al suo ambiente di vita. Allora, questi sono aspetti tutti che in qualche modo pongono la questione del patrimonio culturale all'interno di un ambito più ampio che quello del contesto all'interno di cui questo patrimonio storico si colloca, ma soprattutto che ci apre immediatamente alla nuova dimensione che l'esistente assume nella cultura contemporanea. È sicuramente una nozione che vede l'esistente come un testo, o meglio come una stratificazione di testi che si strutturano su piani e su livelli diversi, e che per certi versi appunto ci costringe a scoprire, a svelare gradatamente i diversi strati di senso che lo caratterizzano. Questo è possibile esclusivamente, evidentemente, da assumendo un punto di vista specifico, che nel nostro caso non può che essere quello dell'architettura, e quindi quello sulla forma concreta della società contemporanea, e dall'altra parte non può che per certi avvenire attraverso una conoscenza approfondita, no? Sempre più approfondita di quella che è la realtà che preesiste, no? all'azione progettuale. È una conoscenza che vuol dire anche, no? in radice connascenza, cioè nascere insieme, quindi superando un po' l'idea che il progetto demiurgico arriva e introduce, no? rimette in ordine ciò che preesiste alla sua azione, ma al contrario di un progetto che cerca di accordarsi con la realtà di per sé in divenire e di migliorarla per quanto è possibile, sapendo che la realtà nelle sue molteplici forme è comunque di per sé in continua trasformazione. Allora questo ci costringe per certi versi a leggere i diversi livelli di stratificazione e a selezionare quei livelli che più in un determinato momento legano la nostra storia, la storia delle modificazioni che noi vogliamo in certi versi introdurre all'interno della realtà esistente attraverso un nuovo livello di senso. Che la realtà abbia questa caratterizzazione credo sia ormai assodato, l'esistente affida la propria continuità
continuamente, no? Alla reiterazione di processi di stratificazione e superfetazione che negli anni, nei secoli si sono continuamente avvicendati, demolizione e costruzione, cancellazione e sovrascritture appartengono a quel ciclo vitale di evoluzione e modificazione che permette ogni volta alla città di appartenere al proprio tempo e ogni volta nel bene e nel male, qualcuno dice che nella nostra volta nel male, di consegnare i valori dell'epoca che li ha espressi. E l'idea che l'esistente abbia questa caratterizzazione è stata interpretata ad esempio da Corbeau come un esistente che viene inteso come palinsesto, cioè il Corbeau nel suo libro, nel suo articolo come palinsesto, che è apparso su Casabella nell'85, dice esplicitamente che gli abitanti di un territorio cancellano e riscrivono incessantemente il vecchio incunambolo del suolo. Vuol dire, richiamando il palinsesto, guardate, il palinsesto molto spesso viene frainteso come elemento, perché il palinsesto non è qualcosa che è lì per sempre e che mantiene inalterata la sua configurazione, e non è una struttura, è un supporto, è qualcosa, infatti nell'antichità erano dei papiri, no, su cui venivano scritti dei messaggi, e quando, essendo scarseggiando come materiale, appunto come dispositivo, veniva continuamente raschiato per poi scriverci sopra, e con questa continua raschiatura e riscrittura a volte rimanevano delle tracce inferiori, rimanevano scritti inferiori, la sottoscrittura, ecco, come dire, le società, no? le culture che si sono susseguite hanno lasciato sul territorio, nella realtà, una serie di scritti inferiori su cui noi siamo chiamati a scrivere e anche a scegliere quali parti scrivere, quali parti raschiare, quali parti invece sostituire con il nostro progetto. Questo di nuovo nella città, nella storia della città e dei paesaggi è avvenuto costantemente. E in questo caso vediamo ad esempio il parco archeologico della Grazia di Atene, e avrei voluto, ma forse dicevo prima con la professoressa Petrucci, potremmo farlo in un momento successivo, magari dedicando in maniera più diretta una comunicazione sui progetti che noi abbiamo fatto, che in questo momento ho fatto sul tema sull'intervento, sul progetto con e nel patrimonio storico architettonico, nel patrimonio appunto urbano ed architettonico. Questo è uno di questi progetti. In questo caso si tratta, come dire, di una sovrascrittura archeologica, no? Sul territorio archeologico, che è quello di Italica, uno dei siti più importanti di archeologia, più importanti della Spagna, dell'Andalusia. Scorro rapidamente le immagini per farvi capire come poi le cose che vi dicevo, cioè quei segni che permangono e continuano a permanere, possono trovare nuova vita e nuovo senso partendo da un progetto che sappia accordarsi con essi e rivelarne le qualità che ritiene essenziali. Oppure appunto progetti di sovrascrittura urbana, testimonianza di questa modalità di costruzione della città è evidentemente il palazzo di Diocleziano di Spalato, che da palazzo imperiale diventa città, e nello stesso tempo dalle grandi sale imperiali vengono riscritte, in questo caso più che da progetti, da flussi, no? Da usi diversi, vengono riutilizzati come piazze. Addirittura in questa immagine
che potete vedere lateralmente. Qui vedete sia il Salone Imperiale che diviene piazza, lo vedete dal lato e lo vedete poi all'interno, quindi lo spazio interno che viene totalmente capovolto e diventa grande spazialità pubblica esterna, e dall'altra parte vedete anche il mitico Caffè Luxor prima del restauro, che ci fa immediatamente un restauro che evidenzia l'assoluta, vuol dire, apparentemente il ripercorrere i linguaggi, no, della preesistenza, ma nello stesso tempo una foto di alcuni precedenti che ci fa vedere come sia totalmente falsa, no, il piano che è stato sovrapposto al colonnato del Caffè Luxor rispetto invece alla dimensione originaria e alle superfetazioni che successivamente si sa, quindi alle sovrascritture che successivamente si sono prodotte, sovrascritture urbane che diventano utilizzate, no, in diversi progetti urbani, da quello di Bill Melmer di Oma che si imprime sul quartiere di BMMR, appunto in Olanda, vicino ad Amsterdam, che si imprime su un quartiere realizzato secondo i principi del CIAM, oppure appunto le sovrascritture che Bernard Schmitt, di cui ha parlato prima anche il professor Ciorra, impone alla dimensione naturalistica del parco della Villette, oppure scusatemi, quello di prima era Oma Bim il Mer, invece quest'altro il progetto sempre di Oma per Melunzen Art, dove appunto Oma sovrappone, acquisendo, no, raschiando alcune porzioni di spazio all'interno di una città esistente, scrive e sovrappone un proprio sistema di segni e di linguaggi per rinnovare il senso di questa città. Anche in questo caso vedremo quando sarà possibile un progetto che abbiamo svolto all'interno di questa scuola su Tom Chang, che lavora su questa idea della sovrascrittura a partire da una nuova narrazione che viene imposta a uno scritto inferiore che continua comunque a permanere, a caratterizzare la qualità dello spazio urbano. Ovviamente l'ultimo livello è quello delle sovrascritture architettoniche, anche qui ripeto alcune immagini di Carlo Fontana all'interno del progetto di Carlo Fontana, tra l'altro immagine che mi è stata stesa poco tempo fa dalla professoressa Petrucci, ringrazio per questo invito, diciamo, e questo passaggio, e che però appunto preludeva, no, al progetto di superstudio sempre per il Colosseo con il monumento continuo, che in qualche modo anche qui scrive all'interno di un bene, no, sovrappone ad un bene culturale, no, la dimensione, una nuova dimensione, un nuovo livello di senso legato a una visione di mondo che è una visione di mondo che si sovrappone alle altre. È evidente che questo tema può essere affrontato in diversi modi, e in questo caso vediamo un progetto di Raphael Moneo, storica, che molti ricorderanno sicuramente, per il Museo di Arte Romana a Merida, dove pur mantenendo, no, un certo contestualismo nei materiali e nelle forme, tuttavia Moneo impone una nuova dimensione ai ruderi, alle tracce dei ruderi romani, oppure progetto di Zumthor per il Museo di Columba a Colonia, anche in questo caso si sospende, no? Sospende una massa molto apparentemente solida, ma in realtà molto eterea, sulle strutture preesistenti archeologiche, oppure appunto il progetto di Jean Nouvel che sovrappone un controllo per certi versi cartesiano alle tracce del museo delle tracce archeologiche nel Museo Gallo in Francia. Ecco, tutti questi esempi ovviamente
mandano di nuovo alla, come dire, a dei soggetti con cui interloquire, no? a ciò che sia, a elementi esistenti appartenenti a una dimensione alta del, non della, della, della cultura architettonica e urbana che li ha generati. Però, proprio per farvi comprendere come poi questa attenzione, questa sensibilità, o meglio, se vogliamo, anche questo mutamento di paradigma nei confronti di ciò che esiste coinvolge per certi versi indifferentemente corpi nobili e corpi invece profani o comunque plebei, e credo sia molto interessante ritornare ad una mitica casa di Frank Gehry, che poi è proprio casa sua, quindi la Franco Gehry House, la Gehry House, dove appunto, anziché demolire il villino neocoloniale preesistente, Gehry sovrappone, no? Sovrascrive a questo villino un nuovo discorso, aprendolo, non un nuovo discorso fatto soprattutto di spazi di luce, no? Di volumi di luce, aprendo di fatto il corpo preesistente a nuove qualità. Ecco, credo che questa sia forse in epoca contemporanea l'espressione, la prima espressione di parassitismo, se vogliamo, che però si carica in questo caso di una dimensione qualitativa legata all'introduzione all'interno di un corpo esistente di qualità totalmente nuove, non soltanto quantitative ma anche spaziali. Questo è un progetto, fra l'altro, un'architettura, fra l'altro, che è diventata talmente iconica da finire nei fumetti dei Simpson, no? E quindi di fatto essere consegnata alla cultura pop per l'eternità. Oppure altri progetti analoghi, che sono questo di Bernard Schumi, che è proprio reinventa completamente la dimensione, il rapporto di un grande manufatto esistente, appunto anche qui di qualità architettonica tutto sommato non rilevanti, ma reinventando completamente il suo rapporto con lo spazio esterno, costruendo delle nuove spazialità che lavorano in tensione con la massa volumetrica preesistente. Oppure di nuovo la Tate Modern Gallery di Herzogs de Meuron, no? Dove si introducono, in questo caso sì, dei parassiti all'interno di uno spazio esistente. Oppure la sovrascrittura del mercato di Santa Caterina ad opera della grande copertura di Eric Miralles e Benedetta Tagliabue per la riqualificazione con la reinvenzione dello spazio interno. Torniamo anche a Colas e Fondazione Prada, dove evidentemente in questo caso gli elementi introdotti riscrivono e sovrascrivono la storia di questo luogo. E per finire, spero di potervelo mostrare, ad un progetto recente con il quale abbiamo vinto un concorso la rigenerazione del manicomio della città di Teramo, dell'ex manicomio della città di Teramo, dove appunto i diversi strati, i diversi livelli di senso che una città con cui una città via via si è andata costruendo sono tutti compresi in un unico grande complesso monumentale, fra l'altro anche questo vincolato, e dove appunto la difficoltà, o meglio la responsabilità di selezionare gli elementi da cancellare e di individuare in che modo introdurre una nuova scrittura all'interno di questo grandissimo complesso ospedaliero è diventato l'elemento caratterizzante del progetto. Un progetto che proprio per la conoscenza continua, no? dell'esistente, per il continuo approfondimento delle conoscenze, ma proprio nel senso letterale del termine, con gli scavi archeologici, gli approfondimenti di carattere storico architettonico da parte della sovrintendenza, è andato via via modificandosi, pur mantenendo la sua
la sua logica originaria. Ecco, credo che questa è l'ultima immagine, credo che sia molto importante appunto che in contesti di questo genere e comunque all'interno di condizioni di un lavoro con condizioni esistenti sia necessario da un lato assumersi delle responsabilità e quindi in qualche modo operare delle scelte consapevoli nella selezione degli elementi da raschiare, no? Ma è altrettanto importante riuscire a dotarsi di una logica, di un'idea forte, in grado di sovrapporsi, di sovrascrivere, quindi di avere in qualche modo un'idea da sovrascrivere sulle scritture precedentemente effettuate all'interno del contesto. Grazie. Grazie Marco, magari non raschiamo tutto, cerchiamo di fare una valutazione che ci consenta di stabilire ciò che possiamo raschiare e ciò che possiamo raschiare. La conservativa, questo, te lo devo dire. Bene, allora, l'ultimo intervento previsto che ci modifichi davvero tanto è quello del nostro direttore Giuseppe Losco, forse non tutti sanno che il professor Losco è stato nella nostra scuola per essere docente dei corsi legati alla tecnologia dell'architettura ormai da numerosi anni. È direttore scientifico di diversi master in design e con sostenibilità ed efficienza energetica e negli ultimi anni proprio in relazione allo sviluppo delle attività formative e di ricerca intraprese sia nel contesto locale che nel contesto nazionale ha condotto esperienze che hanno portato a un approfondito riesame degli obiettivi, degli strumenti e dei metodi sia della ricerca progettuale che delle attività di formazione, come dicevamo, e delle implicazioni che l'innovazione tecnologico-produttiva determina nei processi di ideazione e costruzione. Lascio la parola al nostro direttore. Buonasera a tutti. Forse non si può dire in questo caso dulcis in fundo, però proviamo a fare del nostro meglio, a dare il nostro contributo. Allora, il titolo appunto intervento è un po' strano, no? Anche rispetto a quelli che l'hanno fatto precedentemente, e appunto l'ho chiamato Forse non tutti sanno che vuole cercare di fare quell'opera di acculturazione, sensibilizzazione sui problemi della sostenibilità. Allora, la nostra facoltà prima e la nostra scuola, da 20 anni nel laboratorio di progettazione ambientale si occupa di progettazione sostenibile ed ecocompatibile di efficienza architettonica in architettura. Come ha detto la professoressa Petrucci, sono da 14 edizioni anche direttore di un master abbastanza seguito, ogni anno abbiamo dai 10 ai 15 studenti che provengono da tutta Italia appunto su questi temi. Perché ho fatto questo titolo? Voglio partire dalle conclusioni dell'incontro dell'altra volta, no? L'altra volta spero di non sbagliarmi, ma uno studente, Diego Pavoni, se non sbaglio, a un certo punto fece una domanda, quella da $1 milione, no? Che dire, sempre se ricordo bene, poi io l'ho seguito a distanza facendo altre 1000 attività, che aveva detto? Che aveva posto un problema serio. Dice che si parlava di cambiamenti climatici, si parlava appunto del concetto di sostenibilità, dice ma come l'architettura, l'edilizia, il patrimonio storico che può dare un contributo praticamente affinché, come dire, si fermi questa grande deriva. Oggi, per esempio, la bellissima notizia, e poi ve lo farò vedere, è che l'America
ha una dei primi atti che ha firmato è quello là di rientrare nell'accordo di Parigi, nel patto di Parigi appunto per la sostenibilità ambientale e per la riduzione appunto delle inquinamento e delle emissioni atmosferiche ai fini appunto del raggiungimento di alcuni obiettivi molto importanti che dove l'architettura e l'edilizia svolgerà un ruolo importante, importantissimo. Allora, andiamo avanti. Che diceva appunto questo accordo di Parigi? Diceva che praticamente nel 2050, passando attraverso il 2030, tutti i nuovi edifici, ma poi vi farò vedere che dal 1 gennaio 2021 anche in Italia, non solo i nuovi edifici ma anche quelli sottoposti a demolizione e ricostruzione, devono rispettare la condizione che gli edifici devono essere net zero carbon, cioè significa degli edifici ad energia quasi zero. Che cosa significa ad energia quasi zero? Significa che gli edifici praticamente per il loro, durante tutta la loro fase, durante tutto il loro ciclo di vita, praticamente devono essere il più possibile autosufficienti, cioè non avere altre forme di approvvigionamento energetico tale che li mette nella condizione appunto di renderli non sostenibili. E tutta più nel momento in cui l'edificio nella sua configurazione, nella sua tipologia, nella sua morfologia e nella sua organizzazione complessiva non riesce a soddisfare praticamente queste condizioni di benessere, di comfort, si deve ricorrere almeno per il 50% ad energia di tipo rinnovabile. Anche qui io tralascio molti termini sperando che essendo arrivati agli ultimi anni, insomma, già ne avete sentite parlare di questi problemi. Il laboratorio di progettazione ambientale, quindi i temi della progettazione ambientale, per gli studenti che si sono iscritti quest'anno al primo anno, loro lo troveranno il prossimo anno, quindi quest'anno per una serie di motivi e di riorganizzazione del piano di studio noi non facciamo il corso e lo faremo praticamente il prossimo anno. Che cosa i nostri obiettivi, ripeto, da 20 anni, quali sono? Appunto costruire edifici che non hanno bisogno il più possibile di energia. Qui ci sono due dati fondamentali. Nel mondo ci sono 223 bilioni, che sarebbe milioni di miliardi, di metri quadrati, in cui soltanto lo 0,01% è edificio quasi zero. Cioè, quindi nel 2050 si deve raggiungere il 99,99% per raggiungere il 100%, che è un obiettivo fondamentale che tutti i paesi dovrebbero raggiungere. E quindi praticamente questo che cosa significa? Significa, e si vede già dagli interventi, incentivi, dalle anche risorse che vengono messe a disposizione degli stati, il problema praticamente dell'efficientamento energetico e della progettazione degli edifici ad energia quasi zero assumerà un ruolo importante. Anche qui faccio soltanto un breve termine e vado velocissimo. Io quando noi iniziamo sempre il corso facciamo fare praticamente l'impronta ecologica per ogni studente, per far capire come ognuno di noi influisce appunto sui problemi dei cambiamenti climatici. Qui vado velocemente per far vedere, per capire concettualmente perché c'è prima di tutto di essere degli architetti, dei tecnici, bisogna entrare in una dimensione culturale profondamente diversa. L'impronta ecologica che qui vedete rappresentata nel mondo, praticamente tutti quegli colori che sono più scuri significano praticamente che consumano le risorse del pianeta, dell'energia, molto di più di quelle che effettivamente dispongono. Quindi significa praticamente che
come dire, c'è una sovrabbondanza di materie, di energie, di spreco dell'energia che porterà il pianeta appunto ad un collasso. Voi sapete che ogni anno c'è un evershoot, cioè un giorno in cui praticamente si stabilisce quando il pianeta finisce le sue risorse naturali, e questa data va sempre più allontanandosi, cioè significa che per far vivere oggi l'intero pianeta in modo ecosostenibile ci vorrebbe quasi il doppio delle risorse necessarie che la Terra mette, che il pianeta, la Terra mette a disposizione. Noi non siamo messi affatto bene, vedete, siamo in una situazione molto precaria, non siamo come la Cina, l'America e l'India che sono nelle fasce, diciamo, più consumatori di energia, però ci siamo quasi. Infatti rapidamente vi faccio vedere la differenza che c'è fra il 61 e il 2017. Noi già nel 61 praticamente rispetto al parametro indicatore che viene rappresentato in ettari equivalenti, consumavamo praticamente già 2,4 volte le energie che ci metteva a disposizione il nostro pianeta, e quindi c'era un rapporto di biocapacità effettive tra risorse e riserve che era appunto meno 1,4. Poi questi sono tutti dati che troverete appunto in questo, che è molto interessante e vi consiglio di leggerlo, in questo sito Global Footprint Network. Nel 2017 addirittura è aumentato questo rapporto, è quasi triplicato da questo punto di vista, quindi significa che noi siamo in una condizione, come potete ben vedere, che praticamente che c'è la necessità urgente prima di tutto dal punto di vista economico, ma poi dal punto di vista anche, come dire, ambientale, sociale, consumare meno energia. Tutto questo che cosa c'entra praticamente con noi? Appunto vi facciamo vedere una rappresentazione in cui sempre questa fascia, diciamo, del mondo occidentale, del mondo più sviluppato e delle nuove potenze praticamente hanno un deficit di riserva ecologica estremamente importante. Come vedete, quelle in verde che sono più chiare significa che hanno un consumo di energia che ancora, come dire, non consumano effettivamente tutta l'energia che il pianeta gli mette a disposizione. Questo qui è quello che vi ho fatto vedere prima, anche in questo caso vedete praticamente come c'è questa grandissima differenza. Che c'entra l'architettura e l'edilizia? Allora, è stato detto precedentemente che il patrimonio edilizio consiste praticamente in tutto il patrimonio edilizio, architettonico edilizio esistente, quindi parliamo come minimo di 4.000 anni di costruzioni, però queste 4.000 anni di costruzioni praticamente che esistono sulla faccia della Terra, poi vediamo come sono distribuite e vediamo che il consumo di energia praticamente per le costruzioni, intendendo quale energia che è necessaria per, non soltanto per realizzare, costruire, ma anche per mantenere e nel ciclo di vita dell'edificio, praticamente è quella che consuma di più, 42%. E vedete, questo qui è praticamente il consumo di energia in Europa, sotto non l'ho scritto, e quello in Italia, che coincide più o meno nella stessa maniera. Cioè praticamente che tutte le abitazioni, diciamo in un certo senso, oppure tutte le costruzioni civili in un certo senso destinate al residenziale, ma non solo, praticamente consumano circa il 40% dell'energia. Quindi questo è un dato che bisogna abbattere completamente. E vedete come anche qui praticamente in un rapporto tra il 1990 e il 2018, e in questo caso gli usi civili intendono appunto tutto quello che non è industria, trasporti, agricoltura, aumenta dal 30 al 43%. E questo
fra le altre cose, comporta sempre dei maggiori esborsi dal punto di vista economico. Noi abbiamo poi il grande difetto che, non essendo produttori di fonti non rinnovabili, le nostre bollette di energetiche è una delle palle al piede praticamente per lo sviluppo e la competitività del nostro paese nel mondo. Come sono distribuita questa energia? Come vedete, praticamente, e anche qui tra l'Unione Europea e l'Italia ci siamo più o meno uguali, se non per il fatto che noi non abbiamo il nucleare ed è stato sostituito dal gas naturale, che dal 23 è passato al 38%, però ancora la maggior parte dei consumi praticamente è dettata da fonte non rinnovabili, che sono appunto il petrolio, il gas naturale e il carbone. Queste tre fonti di energia col tempo devono essere eliminate in favore delle energie rinnovabili, che in questo caso sono rappresentate dal solare termico e eolico e dall'idroelettrico. Cioè, noi dal 17% in teoria nel 2050 dovremmo passare, se non al 100%, poco ci manca, perché poi non sempre le fonti di energia rinnovabile riescono a garantire praticamente la copertura per il raggiungimento del benessere. Anche questo, vedete come i consumi negli ultimi anni praticamente vengono aumentati, aumentano sempre di più, e dove sempre appunto il carbone, l'olio, in questo caso il petrolio, o tutti i prodotti di fonti di energia non rinnovabile aumentano il loro consumo. Questo chiaramente influisce praticamente nel metabolismo della città, cioè la città vive. La città consuma, e come il corpo umano, per come dire, attivarsi, muovere, vivere, ha bisogno di energia, che l'acquisisce attraverso l'alimentazione, il food praticamente. Il resto della città funziona appunto con l'implementazione dell'energia. Quindi bisogna fare una vera e propria cura di dimagrimento, e questa cura di dimagrimento, mentre adesso era di tipo lineare praticamente, dove quello che si produceva veniva consumato e che veniva trasformato in tre grandi elementi che danneggiavano l'ambiente ai fini del cambiamento climatico, che erano le emissioni nocive, CO2, di anidride carbonica, oppure la produzione di rifiuti organici o di rifiuti inorganici, che anche qui è un grandissimo problema. Praticamente la città, attraverso il concetto dell'economia circolare, praticamente quello che praticamente riesce a produrre lo deve consumare, se non prima di aver fatto un'operazione appunto di uso corretto di queste risorse. E qui veniamo al dunque. Io adesso non lo so sinceramente, però devo dire la verità che anche molti miei colleghi, e non soltanto docenti universitari, ma anche architetti, devo dire la verità, non sanno praticamente una cosa fondamentale, che già a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da pubblica amministrazione di proprietà di quest'ultima, ive compresi gli edifici scolastici, devono essere a energia quasi zero. E dal 1 gennaio 2021, quindi da pochi giorni, questa disposizione è estesa a tutti gli edifici, tutti, pubblici e privati, che comprendono praticamente gli interventi di nuova costruzione, demolizione o ricostruzione. Quindi praticamente se uno doveva presentare un progetto praticamente per ottenere l'autorizzazione, se faceva la richiesta per un permesso di costruzione fino al dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, non c'era bisogno, non c'era l'obbligo degli edifici a energia quasi zero, e però c'era il rispetto di altre norme. Dal 1 gennaio invece c'è questo obbligo, e questo obbligo, come dire, non è un obbligo molto semplice, perché praticamente rientra, come dire, in un concetto di
molto più ampio da questo punto di vista, perché per poter progettare praticamente sia nella fase di nuova costruzione o di riqualificazione o di restauro o di ristrutturazione praticamente che di edifici a energia quasi zero, la maggior parte praticamente degli interventi avviene nella fase di progettazione. Quindi la progettazione deve assumere nuovi parametri, nuovi punti di riferimento, cioè che qualsiasi tipo di attività che deve essere fatta con quell'obiettivo. Allora qui si può dire molte volte, ma non sempre che per rispettare certe prestazioni che sono dettate dai requisiti di questa legge poi permettono di fare buona architettura. E questo, diciamo, la sfida fondamentale. La sfida fondamentale è fare buone architetture, belle architetture, ma che contemporaneamente abbiano la capacità di progettare, e poi lo vedremo la progettazione ambientale come lo fa da questo punto di vista, il comfort ambientale, il benessere ambientale. Cioè un edificio molte volte è bello architettonicamente, esteticamente, ma non funziona dal punto di vista del comfort ambientale, significa che le persone che stanno dentro non stanno bene dal punto di vista psicofisico, a meno che non intervengano, come dire, degli aiutini esterni, come dire, degli impianti di supporto esterno che però consumano tanto e che adesso non possono consumare più, oppure c'è al contrario, che ci sono degli edifici che funzionano molto bene dal punto di vista del comfort ambientale, però non sono altrettanto interessanti dal punto di vista appunto architettonico e dal punto di vista formale e dal punto di vista estetico. Molti progetti che io ho visto oggi e che praticamente la maggior parte, se avete visto, sono in ambito europeo, lì c'è una cultura profondamente diversa rispetto alla nostra, dove già da molti anni questi principi e questi aspetti con altre forme, parlo della Germania, parlo praticamente della Francia, parlo della Svizzera, parlo dei paesi anglosassoni, parlo dei paesi scandinavi, già pur avendo un clima e una temperatura diverso dalla nostra, come dire, progettano a piene mani su queste condizioni. Quindi praticamente vedete che il concetto fondamentale deve essere praticamente che il ciclo biologico deve corrispondere anche al ciclo tecnologico praticamente nel momento in cui noi andiamo a progettare. Quindi che cosa significa praticamente che un edificio a consumo zero? Che praticamente se prima per farlo funzionare c'era la necessità, il bisognino, come dire, di impianti che prettamente per poter funzionare, per dare la loro condizione di benessere, dovevano essere progettati degli impianti che utilizzavano energia di tipo non rinnovabile, attraverso una progettazione che tiene conto di tutta una serie di parametri che sono molto importanti, che sono principalmente quello della forma, quello dell'orientamento dell'esposizione, quello dell'involucro edilizio, quello di uso di materiali praticamente che permettono praticamente all'edificio di avere una sua condizione uso senza l'utilizzo di risorse esterne, attraverso la sua capacità di un'efficienza di gestione e manutenzione praticamente abbiamo l'edificio a basso consumo. Questi edifici a basso consumo già di per sé attraverso queste cose dovrebbero abbattere l'esercizio del 75%. Il resto come viene appunto praticamente poi sostituito? Attraverso praticamente l'introduzione dell'energia rinnovabile. Cioè oggi per progettare un edificio, ripeto, nuovo o di riqualificazione ambientale, c'è questa necessità praticamente di questa sinergia, di questa progettuale fra tutti questi elementi. Quindi il contributo della progettazione ambientale è quella parte che si interessa della progettazione del comfort ambientale e che si distingue in comfort ambientale indoor e, chiedo scusa, sotto ho sbagliato, non è indoor, è outdoor, cioè degli spazi esterni.
Che significa condizioni di benessere? Significa che io, se sto in uno spazio interno ed esterno, non devo avere del malessere, devo avere un mio equilibrio psicofisico ottimale che è dovuto praticamente all'equilibrio giusto fra la temperatura, l'umidità e il livello di rumorosità. Tanto è vero che il comfort ambientale si distingue in tre praticamente condizioni, che è il benessere termigrometrico, e quindi interessa prettamente l'umidità, la temperatura e l'umidità, il benessere acustico, cioè praticamente negli ambienti deve esserci delle condizioni in cui non si soffre appunto forti rumori che possono disturbare le attività che devono essere fatte, e quello più importante anche il benessere illuminotecnico o visivo o luminoso. Tutte queste praticamente sono praticamente all'interno di un'altra qualità, che è quella la qualità dell'aria, perché la qualità dell'aria non deve contenere sostanze inquinanti. E questo adesso praticamente, come dal punto di vista del patrimonio edilizio architettonico esistente, come viene giocato? Giocato in un modo molto interessante, no? Noi abbiamo che oltre il 50% del costruito in Italia risale a prima della legge 373, che è la prima legge che riguarda il norme per il contenimento del consumo energetico. Il 22% è mediocre o pessimo stato di conservazione, il 70% paradossalmente è giovane perché è analizzato il posto nel 1945, ma che non ha le caratteristiche praticamente che essere degli edifici che dal punto di vista energetico consumano meno. Il 2% addirittura, come dire, sta in classi energetiche che sicuramente è superiore, non è il 2, è il 20%, sbagliamo, manco uno zero, che sta in classi energetiche pari o superiore a C. Adesso anche qui praticamente non ho messo alcuni riferimenti normativi, ma tanto per capirci. Però anche qui, come abbiamo detto, il patrimonio edilizio esistente, architettonico esistente, praticamente interessa tutto quello che esiste. Sono state fatte prime delle comunicazioni che fa capire praticamente tutto, e poi anche con la relazione della professoressa Petrucci, no? Cioè, dal valore antico al valore moderno, cioè copriamo all'incirca 4.000 anni di storia dell'architettura, da questo 2000 d.C. e quasi 2000 precedentemente a Cristo. E di questo almeno l'8% in Italia praticamente si interessa di edifici storici. Gli edifici storici hanno una particolarità, perché nei decreti successivi, praticamente proprio perché è complicato e difficile arrivare appunto a mettere nelle condizioni di efficientamento di energia questi edifici, praticamente c'è una sorta di deroga. Allora, nel senso in cui, se proprio questi, innanzitutto bisogna intervenire, bisogna ridurre al massimo i risparmi dal punto di vista energetico, e ripeto, il risparmio dal punto di vista energetico non è che si ottengono facendo gli impianti o mettendo l'energia rinnovabile, si fanno lavorando sull'edificio stesso. È inutile dire che fino ai primi anni praticamente del Novecento gli edifici non è che avevano la possibilità di riscaldarsi se non con il classico caminetto, e molte volte gli edifici praticamente erano progettati in modo tale che già contenevano tutta una serie di dispositivi naturali, di tecnologie naturali, di materiali naturali che aiutavano praticamente a far funzionare l'edificio. Però il mondo è andato avanti, ci sono state nuove tecnologie, nuovi interventi, nuovi impianti, e il problema è come inserire tutte queste cose all'interno degli edifici praticamente. Allora, qui ho messo una frase, ma molto veloce, di Marco Vitruvio Boglione, in cui dice: bene, l'architetto, la scienza dell'architetto si adorna di molte discipline, di svariate riduzioni. Cioè, praticamente deve essere in grado di
conciliare le due attività, la materiale costruzione e l'intellettuale esposizione teorica. Io come direttore sono molto contento di questi cicli che stiamo facendo, perché noi stiamo affrontando questo problema dai due punti di vista, cioè dall'esposizione intellettuale e teorica, ma allo stesso tempo dobbiamo tener conto quella materiale di costruzione, perché poi l'architetto ha un'arma potente, che è la sua firma, che è quella praticamente di certificare un edificio che non deve essere soltanto bello, formale e funzionale, ma deve anche rispettare determinate requisiti. Quindi noi dobbiamo praticamente in questo senso esercitare tutte le due condizioni. Qui chiaramente il codice dei beni culturali del paesaggio svolge un ruolo fondamentale, perché innanzitutto stabilisce quali sono gli edifici praticamente che sono sottoposti a tutela, e nonostante che questi edifici siano sottoposti a tutela, praticamente Ministero dei Beni Culturali, anche in mancanza di una legge precisa, ha emanato delle linee guida che poi io vi faccio vedere. E per poter esercitare questa condizione di progettazione corretta sugli edifici storici, ma ripeto, si intendono sia edifici vincolati dal punto di vista storico-artistico, ma sia anche edifici esistenti che non sono storici, cioè sono degli anni 40, 50, 60, 70, anche 80, perché poi l'altra legge fondamentale che influì, ma proprio relativamente, perché era d'obbligo fare la certificazione energetica secondo la cosiddetta legge 10, che è una legge del 91, ma poi negli uffici comunali nessuno la richiedeva, perché pochissimi la sapevano fare ed esporre, perché la maggior parte degli edifici italiani sono tutti fuori regola. Questo ci posso mettere la mano e posso affrontare qualsiasi giudizio da questo punto di vista. E quindi però per poter fare questo lavoro ci sono una serie di analisi da utilizzare precedentemente, che riguardano appunto innanzitutto la diagnosi energetica, l'analisi dell'edificio nei suoi vari aspetti. Vedete qui sopra praticamente che ho messo quattro stemmetti che vanno bene per molti dei corsi che facciamo. Noi facciamo parte dell'Università di Camerino, la nostra scuola, però utilizziamo anche dei laboratori, no? I CLIC, i centri laboratori integrati condivisi, e in modo particolare i laboratori di energia. I laboratori di energia sono dei laboratori praticamente che insegnano a livello della formazione come avviene una diagnosi dal punto di vista energetico, perché è necessario poterla fare in questi tempi. Quindi quando si va praticamente a riprogettare questi nuovi edifici, si devono tener conto di tante considerazioni che poi verranno affrontate appunto all'interno dei corsi, no? Cioè l'analisi del contesto climatico ambientale, tutta la parte storica evolutiva dell'edificio, che già è insita nei principi del restauro, ma anche di qualsiasi tipo della riqualificazione architettonica, della tipologia edilizia, della sua forma, del suo orientamento, delle sue esposizioni, del suo rapporto praticamente fra superfici trasparenti e superfici opache, l'uso e l'analisi dei materiali tradizionali con le sue prestazioni e proprietà di tipo non soltanto fisico, tecnico e anche termico, e poi vedere se attraverso le nuove tecnologie, i nuovi prodotti disponibili sul mercato si possono praticamente raggiungere questi obiettivi. Per controllare tutto questo, il passaggio successivo è quello che questi edifici poi si trasformano in un vero e proprio praticamente edificio intelligente, che questo sia vecchio o sia nuovo, sarà un edificio intelligente, e qui subentrano tutti dei sistemi di controllo, di automazione degli impianti che aiutano a mantenere in efficienza questi edifici. Qui vi faccio vedere due libri che verranno utilizzati sicuramente nel libro, ma serve anche a voi come riferimento dal punto di vista del concetto appunto dell'efficienza energetica, che sono le linee di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica
del patrimonio culturale emanato dal MIBACT, quindi anche se non è una legge vera e propria, sono delle raccomandazioni che nella presentazione dei progetti, specialmente con le sovrintendenze, hanno un valore fondamentale. E poi un libro che appunto tratta come si raggiunge questa efficienza energetica negli edifici storici. Qui faccio veramente soltanto brevemente un cenno a tutto quello che ci aspetta a noi relativamente, che abbiamo 50-60 anni, ma per i vostri prossimi attività del futuro, il 2030-2050, sarete nel pieno della vostra attività, praticamente c'è tutto il programma, questo Green Deal, per la lotta alla povertà energetica. Cioè, vedete come noi dobbiamo trasformare questi edifici, questa è una condizione limite, una condizione, come dire, particolare, in delle condizioni che devono essere trasformati in edifici a consumo zero. Come avete visto ed è stato detto precedentemente, praticamente lavoreremo sia sui tessuti urbani dei centri storici, in questo caso ho messo minori perché anche lì, rispetto ai progetti che vi hanno fatto vedere i miei colleghi, dove ci sono interventi di grande dimensione, di grande complessità, di grande destinazione d'uso, che praticamente tutte queste cose si possono fare, ma implicano delle conoscenze dal punto di vista della fisica tecnica, della progettazione tecnologica ambientale estremamente particolare, lavoreremo appunto sui centri urbani, su l'edilizia, come dire, più diffusa da questo punto di vista. Vi darò, come dire, una piccola notizia: parecchi parroci mi stanno chiedendo come si rende, non soltanto dal punto di vista sismico, che a questo ci pensa il professor Graziano Leoni, ma anche dal punto di vista dell'efficientamento energetico, per consumare meno bollette, perché poi pagano loro questa cosa qui. E qui capite che c'è un discorso molto interessante, molto aperto, tant'è vero che io sto facendo una tesi di dottorato dove agli edifici di risanamento dal punto di vista sismico si accompagnano i risanamenti dal punto di vista energetico, perché molte volte facendo un intervento può coincidere anche quello di un altro, e noi le tratteremo di queste cose. Quindi noi praticamente lavoreremo sui tessuti, anzi in modo particolare sugli edifici singoli praticamente dei centri storici minori, quindi che hanno particolari caratteristiche, oppure anche sui centri della città moderna e contemporanea. Qui ho messo, ve lo faccio soltanto scorrere, la lezione che dovrebbero fare la prossima volta, cioè di farvi vedere degli esempi praticamente con cui noi abbiamo lavorato sull'efficientamento energetico, sia dal punto di vista qualitativo, architettonico, molte volte anche strutturale, dei sistemi costruttivi, su aree che presuppongono degli edifici, come dire, questa per esempio l'area è l'ex cartiera Mondadori di Ascoli, oppure questo è un edificio storico di un monastero a Recanati, oppure questo qui è un Offida, un ex fornace che è stata rielaborata. E anche qui praticamente molti interventi che vengono fatti con lo spirito che vi sono stati detti nelle comunicazioni precedenti, no? Cioè di aggiunte di nuovi elementi da questo punto di vista qui. Questo è un edificio di edilizia popolare residenziale qui ad Ascoli, il Pennile di Sotto. Guardate, questo edificio c'è una cosa particolare. Fu progettato e iniziata la costruzione nel 2002-2003, stiamo parlando di 18-20 anni fa, oggi ancora non è finito e quindi ogni volta sarà aggiornato per fare le cose. Quindi abbiamo fatto anche delle esperienze in questo senso. Questo sono gli edifici di 167 degli anni 70-80 a San Benedetto del Tronto, della zona dell'Annunziata, e via di seguito. Quindi era soltanto un preview di quello che vi faremo vedere praticamente la prossima volta. Io credo di aver finito il mio intervento e chiaramente è il caso che sia aperto appunto un minimo di dibattito, se è ritenuto opportuno dagli studenti, insomma. E anzi, come direttore vorrei sapere dagli studenti appunto se sono stati utili
questo tipo di informazioni per permettervi una conoscenza, come dire, più dettagliata e più approfondita nel momento in cui scegliete il cluster, ed anche di iniziare a sollecitare dei vostri interessi, dove vengono indirizzati nel vostro percorso formativo da questo punto di vista. Grazie. Grazie a te. E ora io davvero lascerei la parola agli studenti, perché gli argomenti ne abbiamo affrontati tanti oggi, e piacerebbe lavoro un contributo per capire quali sono state, secondo loro, le questioni più importanti che sono state sollevate durante questo periodo. Allora, spassionatamente, purtroppo non si può fare in forma anonima, ma la prima cosa che vorrei sapere da due o tre di voi, se queste lezioni servono anche a noi come docenti, perché se sono state utili o no, senza piaggeria, potete dire pure, hanno fatto tutto schifo, cioè non c'è problema, quindi la massima trasparenza è la cosa, oppure se vi aspettavate delle altre cose, perché chiaramente non facendo queste lezioni in presenza non riusciamo a captare nei vostri occhi i vostri interessi, insomma questi sono dettati dalla nostra esperienza pluriennale. Ecco, la prima cosa che mi interesserebbe sapere, fermo restando che potete fare qualsiasi tipo di intervento come direttore, se queste comunicazioni, lezioni, interventi vi sono stati utili innanzitutto. Speriamo. No, niente, volevo brevemente dire, gli argomenti sono sicuramente molto interessanti, anche troppo, e sono notevoli, sono tanti, quindi dire questo o quello è difficile, è tutto molto interessante, sicuramente ci servirebbe magari un po' di tempo per confrontarsi, per assimilarli, perché altrimenti rischiamo di fare una grossa ingestione o indigestione di argomenti. È tutto molto interessante, sia l'aspetto della città, sia l'aspetto del clima, del patrimonio, solo che è difficile parlare di un argomento particolare, ecco. No, grazie Luca Giontarelli. No, credo che infatti Luca abbia colto ovviamente molto bene anche il senso, no, di queste occasioni. Ciò che vi si chiede in questo momento non possono essere considerazioni sui contenuti, perché ognuno di voi ha necessità adesso, dopo questa scorpacciata, no? D'altronde sono due giornate, giusto? No, due settimane, che siete stati per certi versi oggetto di un diluvio di interpretazioni, ma in fondo, come diceva Calvino, no? È importante poi riuscire nel diluvio di immagini e di interpretazioni a districarsi, no? A trovare una propria strada. Sarebbe stato, se questa la vostra considerazione, personalmente come coordinatore mi sento soddisfatto, nel senso che era proprio quello che volevamo, cioè aprire il più possibile il ventaglio delle opportunità, no? Per quanto vi riguarda. E poi ognuno di voi, ragionandoci sopra e metabolizzando un po' le varie ordine, no? I vari contributi, capire quali sono in maniera più chiara i suoi interessi, per poi approfondirli. Però ecco, l'intenzione era proprio quella di a chi partecipa ad un cluster di far capire che il cluster di per sé, no, è un contenitore di approfondimento e come tale non può non essere caratterizzato da una molteplicità di punti di vista, altrimenti diventerebbe troppo settoriale, no? E invece noi tendiamo ad aprire il più possibile la vostra conoscenza sul tema, no?
il tema non coincide esattamente con un unico punto di vista, ma il tema può avere diverse interpretazioni, no? Così come il progetto. Il progetto può avere molteplici soluzioni, sta a noi poi riuscire ad individuare la soluzione, non dico risolutiva, ma quella che si avvicina maggiormente alla qualità finale della realizzazione. E quindi, come dire, se appunto la considerazione è quella di dire è tutto stato interessante, ma in questo momento dobbiamo metabolizzare quello che abbiamo, mi sembra perfetta come intervento, mi sembra giustissimo, e vi ringrazio e ti ringrazio per l'attenzione con cui hai seguito queste nostre anche recuperazioni per certi versi, no? Ognuno ha detto quello, ha dato, come dire, il suo meglio, comunque ha dato la sua interpretazione dei singoli temi. Fra l'altro sono tutte persone con cui vi troverete ad affrontare l'esperienza, le singole esperienze poi formative, no? I singoli corsi, per cui è un modo per conoscersi, per farvi conoscere cosa pensiamo del vostro tema, al di là poi del programma ufficiale che il corso deve avere, no? E che voi farete, però è importante anche conoscere da parte vostra, rispetto al tema di vostro interesse, quali sono le posizioni, no? Di ognuno di noi. E quindi il fatto di mettersi in gioco da parte di tutti i docenti che hanno partecipato, che ringrazio tra l'altro come coordinatore, mi sembra una cosa importantissima, no? Ci ha un po' questa evento ci stanno un po' scalzando dalle sedie, no? Costringendo in qualche modo anche noi a riflettere, no? a tornare a mettere a sistema alcune cose che magari erano rimaste anche da parte. Quindi mi sembra molto interessante anche. Grazie. Se c'è qualche altro studente, poi volevo fare una piccolissima considerazione rispetto a quello che ha detto Marco Dandusi. Noi purtroppo per questi eventi non stiamo riuscendo a mettere in pratica uno degli obiettivi principali di questa riorganizzazione, che voi dovreste stare in un'aula che è come un atelier, uno studio professionale, dove praticamente tutti i professori vi vengono a trovare, proprio per, come dire, farvi capire, e io per questo ho messo quella frase di Vitruvio, cioè che la scienza dell'architetto è composta di tante cose, tutte importanti, poi ognuno, come dire, sviluppa il proprio interesse, ma proprio questa cosa che ci è mancata per questa maledetta pandemia è proprio questo, cioè che si ragiona, come dire, sul contenuto integrale di un architetto che deve avere nell'affrontare le problematiche. Si deve interessare di progettazione urbana, si deve interessare di urbanistica, si deve interessare di progettazione strutturale, di progettazione ambientale, di estimo e qualsiasi altra materia che noi facciamo. Che perché poi alla fine forma voi, forma l'architetto, è quello che noi cerchiamo, come dire, e facciamo lo sforzo di darvi. Poi chiaramente ognuno di voi svilupperà i propri interessi da questo punto di vista qui, ma questo concetto dell'architetto integrale, capace di affrontare il problema da tutti i punti di vista, che poi avrà bisogno dei suoi specialisti, è il nostro obiettivo, questo che vi vorremmo far capire. Direi ancora meglio di architetti, semplicemente. Di architetti, sì. Perché ho detto qualche altra cosa, scusa Marco, no, di architetti. Architetto integrale. No, integrale. Vabbè, integrale dovrebbe a tutto tondo. Dovrebbe essere scontato, ma non lo è, giustamente. E non lo è, questo lo vogliamo far comprendere, sì. Buonasera, allora io ovviamente non appartengo a questo cluster in realtà, solo che trovo interessante il fatto che si parli di patrimonio, visto che io seguo il cluster di prima, cioè mi piace pensare che in futuro si possa intervenire sugli edifici anche tenendo conto dell'aspetto climatico,
quindi cioè diciamo molto interessanti come, cioè, come interventi e sono utili. No, con le parole di Mike, gli interventi sono interessanti, se le sono venute, purtroppo sono tutti quanti insieme così ripresi di tempo, non rimane tempo per pensare anche agli interventi, quindi non hanno anche di elaborare su quello che sono appena detto. Però nel contesto di quello che ho capito mi sembra anche chiaro il tema di... Sì, dicevo che gli interventi sono interessanti, che purtroppo, dato il fatto che sono tutti quanti detti così, senza nemmeno un po' di paura, non ha nemmeno il tempo per elaborare questo punto e quindi per fare diverse domande. Però chiaramente, anche col fatto che vengono registrati, ho modo per sentirli e prendere meglio, diciamo, su quelli, ogni tipo di intervento. Anche perché chiaramente l'attenzione delle persone non è tanto al massimo, diciamo, dopo due ore, vedere due ore, vedere tre. Quindi parlando di conseguenza anche gli interventi, magari se c'è qualcosa che uno va perdendo, invece col fatto che si possa risentire magari dopo uno, quando si è sentito può capire meglio quello che sono detto. Però c'è anche il tema che è più interessante, anche questi che vengono proposti sono molto interessanti. Ripeto, noi volevamo per ognuno dei cluster dare un'idea su che cosa trovate o avreste trovato nel momento in cui affrontavate questo percorso. Io credo che rispetto a non dire niente, a non sapere niente, se non un arido elenco delle materie, questo tipo di interventi che abbiamo fatto vi abbiano minimamente aiutato. Sapete più o meno di che cosa si parla. Poi, come ha detto il professor Marco D'Annuntis, questi sono temi di carattere generale, molte volte provengono da ricerche personali dei docenti, che però poi si scontreranno con il programma del corso, diciamo da questo punto di vista qui. Però anche qui io posso dire, ma non solo come direttore, ma come architetto, come professore, che tutti gli argomenti che abbiamo fatto si sono incrociati fra di loro. Adesso sta a qualsiasi tipo di formazione, a quella forma particolare che ognuno ha di noi, di fare sintesi di queste cose. Però tutti gli interventi si sono incrociati sullo stesso tema con punti di vista diversi. E secondo me questo è un grande valore, che non sempre si riesce a acquisire nel tempo, cioè si riesce a acquisire quando uno poi è uscito dall'università, invece, come dire, confrontandosi su queste cose riuscite appunto lo sforzo è quello di darvi un'idea, no? Di questo mestiere bellissimo dell'architetto, come si affronta, e avendo scelto un cluster voi avete scelto anche un interesse, non una specializzazione, un interesse. Vi interessa di più quella cosa, come nella vita vi interessa di più un argomento rispetto ad un altro, un hobby rispetto ad un altro. Io mi aspetterei dagli studenti di poter tornare sugli argomenti che abbiamo affrontato in queste due giornate. Noi avevamo chiesto loro subito dopo la pausa di Natale, di dare loro una interpretazione al patrimonio. E infatti l'anno scorso era ancora da maturare e inizierei oggi a questa serie osservazioni per quanto riguarda le definizioni di patrimonio, di tornare quella loro iniziale idea di patrimonio, per vedere se è possibile ampliare il concetto e metterlo in campo attraverso forme libere che loro possono scegliere, diverse modalità di rappresentazione che ci possono consentire poi di fare un collage, un'ulteriore presentazione loro, saranno loro che presenteranno a noi la loro definizione di patrimonio. Mi sembra forse la soluzione migliore per poter organizzare questo rapporto che è importante e non complesso, ma speriamo di poterlo fare il prossimo semestre in presenza. Vi ringrazio tutti.
Ciao, grazie, grazie a tutti, grazie a tutti. Riga, Sara e Claudio.